introduzione generale al discorso. E lavorando sul Rinascimento, io non avevo nessuna idea del Rinascimento. E io non sono mica, parlo inglese, sono laureato in lettere, no, dico, sono stupito dalla quantità di roba che c'è in posti, ma ho scoperto una cattedrale straordinaria in una città del sud che non avevo mai sentito nominare, né la città, né tantomeno la cattedrale, per cui veramente è un patrimonio assolutamente illimitato e assolutamente non chiudibile in una formula, in una così, in una formula matematica. Ecco, il Rinascimento è nato per tre motivi. Cioè, perché qualcosa di simile avvenga ci vuole il denaro, risorse, cultura, bellezza, domanda di cultura e il potere di chi ordina agli artisti di fare queste cose. Quindi, risorse, il Fiorino. Che il Fiorino, ragazzi, è stato battuto in tutto il mondo. Non so se ci sono 48, non dico serie, ma proprio 48 nazioni in cui è stato quando è stato coniato. E poi c'è questa cosa della bellezza, incredibile, voglio dire, ma per avere un'idea, a me mi ha colpito questa cosa qua. Nell'ultimo quarto del 1500 qui a Firenze, andando in giro per strada, mi sarebbe potuto capitare di vedere delle bambine vestite come la primavera. Allora vuol dire che la primavera non era quella roba per elite che stava lì nei castelli, nei palazzi, pitti, signoria, eccetera, ma era veramente, faceva parte, era come Zorro, insomma, no? Oggi i bambini come si vestono? Ma a me mi ha colpito molto questa cosa. Le mamme vestivano le bambine come la primavera del Botticelli, per dire che questa cosa della cultura era davvero una cosa diffusa, era una... Ecco, d'altra parte, per esempio, anche su questa cosa della partecipazione, no? Quando ho fatto la cupola di Brunelleschi, ci aveva intorno tutti dei piani inclinati. Per darvi l'idea di questi piani, partiva dall'imboccatura di Ponte Vecchio, zero, e arrivava là sopra, no? E dovevano portare su, e passava per una parte tra le case, insomma, no? Io pensavo a questi bei ragazzotti muscolosi che andavano su e giù e queste dolci fanciulle che li ammiccavano dalle finestre, non so se con parole altrettanto dolci o con parolacce come si usa qui in Toscana. Ecco, ma per dire, Firenze era una grande mandala, una mandala con un movimento ascensionale di pietre che pesavano tonnellate, incredibile, insomma, no? Come questa immagine circolare di mandala si è sostanziata appunto in una cupola, forse è la quarta del mondo, insomma, che poi è anche costruita con... in modo particolare, perché per esempio non potrebbe stare su, e invece sta su perché? Uno, vabbè, l'architettura, anche quella ragazza, ma perché i battoni non sono fatti, non sono pieni, nell'impasto ci mettevano la paglia, per cui il battone ha un peso specifico di un terzo, due terzi, insomma, minore che se fosse pieno. Altra cosa particolare, di solito i mattoni si mettono così, quelli della cupola li hanno messi così,
sono inclinati. Quindi come fanno? Perché poi voglio dire, sono due le cupole, c'è quella interna e quella esterna, e questa è campata, è passata tutto il caldo, il freddo, i fulmini, insomma, no? Quindi veramente questa opera insigne. Bene, adesso passo a leggere. L'individualità è il dono che il Rinascimento ha portato all'uomo moderno. Questo significa che esiste qualcosa di specifico, irripetibile in ognuno di noi, che si realizza attraverso il fatto che ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. La forza del destino vira così: dalla indeterminatezza del mondo esterno, del fato, alla specificità di ogni singola soggettività concreta. Non è il fatto, sei tu, è una roba, no? Ma dico, noi che lavoriamo su questo rapporto tra individuale e collettivo, cioè i vari tipi di... Ma questa cosa di dire che sei tu la storia, la biologia, per carità, no, però poi sei tu, è la tua scelta irripetibile, individuale, che cambia il mondo, che è una cosa veramente incredibile, perché noi, quando diciamo io oggi, diciamo io perché c'è stato il Rinascimento, se no il nostro, che è un nostro io assolutamente differenziato dal noi, col quale poi stabilisce i dialetti per arrivare alla natura, ma nasce lì. Sono stati loro i primi a dire io. Quindi è incredibile la potenza che questo processo affida nel bene e nel male all'individuo concreto, nel bene come potere rispetto alla storia, nel male come rischio continuo di possibili conseguenze di prese di posizione eccessive. Proprio questi processi sono legati all'emergere tra l'inconscio individuale freudiano e l'inconscio collettivo junghiano dell'inconscio istituzionale, che è uno dei concetti più interessanti di psicoterapia concreta. Sotto le istituzioni, cioè sono le istituzioni che ci plasmano attraverso le loro forme particolari, storicamente determinate, tra biologia e storia si accende l'individuazione. Una storia che tresca con l'eternità, l'infinito, perché solo il suo potere può permettere di raggiungere il massimo della grandezza, ossia l'immortalità. Vedete che con questa cosa dell'immortalità we shifted, siamo passati dall'umano al divino. Perché parlando di immortalità, di cosa parliamo, insomma? Non parliamo della nostra caducità, della nostra limitatezza, parliamo del nostro essere anche divini. Quindi c'è ancora un altro salto, no? Abbiamo visto questa differenziazione soggettiva, ma c'è anche un'ulteriore riflessione sui rapporti tra umano e divino, e di quanto di divino c'è in noi, quindi di conseguenza di quanto di umano c'è in Dio, negli dèi. L'immortalità, appunto, dicevo. Generazioni soggette al mito dell'immortalità non possono che soggiacere alla paura del limite, al silenzio di sé, come condanna all'insignificanza, alla minaccia di perdersi nelle anonime schiere del molteplice che sconfiggono l'unico. Questi qui se la facevano addosso, insomma, avevano sempre paura di non individuarsi, perché
Cioè, voglio dire, in fondo il marxismo ha restituito un'enorme dignità alle masse. Cioè, le masse sono importanti come soggetti. Dire noi è importante come dire io. Invece questi qua, se avevano paura di non riuscire a dire io, si sentivano veramente delle nullità, insomma, delle cose inutili. Quindi questo puoi scrivere, questa paura che la molteplicità possa sconfiggere l'unico, questo puoi scrivere nell'inconscio istituzionale un senso generalizzato di paura, di non riuscire a farcela, restando irretiti dalla ripetibilità, l'insignificanza di specie. Insignificanza di specie, resti come legato al biologico se non ti individui. L'esatto contrario della individualità del soggetto, caratterizzata dal conflitto tra merito personale e legge. Spinto da una sete insaziabile di cultura, l'uomo del Rinascimento deve cercare, conoscere, sapere. Crescono e si diffondono straordinarie biblioteche. Quella Medicea, per esempio, era programmata per accogliere tutto il sapere umano. Vedete, tutto il sapere umano, come Dio, l'infinito, cioè proprio. Allora io qua metto tutto il sapere umano, vuol dire che poi dopo tanto è lì e ce l'ho io, è consultabile. Quindi, che poi avevano queste cose che legavano i libri con le catene, dove l'ho vista a Ferrara, una rifatta. Vabbè. Dice Burckhardt, questi fanciulli, belli come angeli, ed oltre a ciò, allevati con tanta cura, istruiti in tante discipline, soggiacquero, fatti adulti, a tutte le seduzioni del più sconfinato egoismo. L'immortalità, no, l'immoralità, che è la stessa cosa, poi l'immoralità, l'immortalità, l'immoralità si fa norma nel modo più scandaloso. Il padre prostituisce la figlia, il marito la moglie, il fratello la sorella. È sempre Burckhardt che parla. Certo che con un superio così fragile, manipolabile, la follia e la malafede sono di casa. Questi adoperavano tutto, era tutto lecito. Vendere la sorella, vabbè, poi vedremo che l'assassino, insomma, non è. Questi processi tendono però a passare dai gruppi principeschi al popolo con una intensità partecipativa difficilmente immaginabile oggi. Come dicevo, a Firenze, per esempio, nell'ultimo quarto del Cinquecento si potevano vedere per strada delle bambine vestite come la primavera di Botticelli. La mitologia dà la mano alla moda. E tutto il popolo viene coinvolto in ciò che altrove è retaggio delle sole elite. Ma in più, Firenze, prima in Europa, offre sotto il Savonarola importanti esempi di pietà verso il nemico. Pietà verso il nemico. Non è che lo devi solo accoppare, no? Quindi c'è l'odio, però c'è anche il calma. È proprio il Savonarola che sembra il più estremista, no? Cioè, un mercante veneziano aveva offerto 200.000 zecchini per una montagna di opere d'arte che lui si accingeva a bruciare e non gliela data, insomma, bruciato, insomma. Però poi c'era questa cosa di apertura come di questa pietas.
l'uomo del XIV secolo, col finire, no, faccio questa cosa sulla Chiesa prima, un attimo, scusate. Cioè praticamente si parla di speciale genialità satanica. Cioè appunto insieme a questa pietas di stampo. Adesso va la sua roba. Sì, ma vedete quanti luoghi comuni, che, cioè, come ti metti a leggere un po', ti accorgi che hai la testa piena di frottole, insomma, no? di banalità, di tabelline, insomma, no? Quindi volevo dire, ma chi a Roma andava salvo dal ferro dei Borgia non poteva riuscire più a sottrarsi al loro veleno, probabilmente l'acido arsenico. Per quanto riguarda la Chiesa, la sua immagine fu deturpata dalla simonia, il nepotismo, la prodigalità, il malandrinaggio. Malandrino, che malandrino si usa ancora un po' anche. E la più profonda immoralità. Lo stato della Chiesa creò comunque ostacoli permanenti all'unificazione dell'Italia, non avendo la forza sufficiente per unirla, ma bastante per tenerla divisa. Grazie padre. Sì, ma è per questo che noi siamo diventati uniti nel 1860. Voglio dire, la Francia e la Germania erano, che noi avevamo sempre questo culo in mezzo, no? Potentissimo. E poi per restare lì, una volta chiamava i francesi, l'altra volta chiamava i tedeschi, l'altra volta, e quindi veramente si è opposto alla creazione dello Stato italiano, insomma, no? Adesso il concordato, perché lui è stata una roba estremamente complicata, no? Visti i trascorsi. Col finire del secolo XIII crescono le condizioni che tendono a favorire l'individualismo, in particolare il cosmopolitismo che investe il nostro pianeta favorendo la diversità. Perché? Perché dovunque un dotto fissa la sua dimora, quivi si trova tosto una patria. È bella questa cosa qua, no? Dove un dotto fissa la sua dimora, presto si trova una patria. Vuol dire che la cultura è la base del nazionalismo. Che nazionalismo? Cioè, come fai a pensare l'Italia senza il concetto di nazionalismo, cioè la demonarchia, cioè varie cose, insomma, no? Proprio, quindi, il fenomeno dell'individualità appare in Italia in tutta la sua pienezza. Infatti l'Italia del XIV secolo conobbe poco la falsa modestia e l'ipocrisia in generale, perché a nessun uomo fu impossibile emergere, di essere, di apparire quale era, diverso dagli altri. Cioè, la diversità diventa un pregio, insomma, no? Non è bene. Adesso stiamo dicendo. La diversità. Perché la diversità è l'individualità, no? Quindi veramente qualcosa che terrorizza il potere, perché la diversità poi qualcuno
ti si rivolge contro, mentre invece se sono tutti uguali tu li dirigi. Questa cosa viene fuori potente nel Rinascimento. Dovunque un dotto fissa la sua dimora, qui vi si trova tosto una patria. Ragazzi, la patria, perché è la cultura che fa la patria, è la cultura che ti dà la tua identità nazionale. L'uomo del XIV secolo poté infatti offrirsi al mondo nella sua specifica essenza, in tutta la sua diversità rispetto agli altri. Il processo fu favorito appunto dal cosmopolitismo. Gli artisti infatti fanno loro patria la terra che il destino offre loro. Anche bella questa cosa qui. Se tu sei un artista e vieni a Firenze, la tua patria è Firenze, perché è la cultura che fa la patria, non la patria che fa la cultura. Ma è il XV secolo che permette, come si diceva, di sviluppare una individualità per ogni verso perfetta. Ammazza, oh, questo Burckhardt che usa delle parole non ha paura. D'altronde è uno che sa tutto. Quindi una individualità perfetta. Si diffonde una grande versatilità e anche le figlie ricevono un'educazione superiore. L'immagine dell'uomo universale sembra essere tipico del nostro paese. Non a caso Leon Alberti può affermare: gli uomini, purché vogliono, riescono a tutto. Potendo così accedere, come gli antichi, alla gloria. Spinti da una infinita ambizione, contrastata solo dallo scherno e il dileggio. L'incontro istituzionale del Rinascimento sembra quindi caratterizzato da paura e onnipotenza, paura dell'arduità. Mi piace, no? Cioè, anche noi, anch'io mi prendo il diritto di inventare qualche parola, ma arduità, mi piace l'arduità, paura dell'arduità dei compiti e della morte e loro superamento maniacale, perché poi noi siamo psicanalisti. Terrore e negazione maniacale. Sembra trattarsi di una pregnante sintesi maniaco-depressiva. Eccesso e freno, fine e eternità, minima e massima, misurabile e misurabile, slancio e titubanza, progresso e regressione. Un insieme di contrari inconciliabili. E secondo me è proprio questa l'essenza del Rinascimento. L'essenza è stato in grado di gestire infinite coppie di contrari inconciliabili senza negarne una. Cioè in modo dialettico, insomma. Lo studio sistematico dell'antichità e il nuovo spirito italiano furono così forti da trasformare l'intero mondo occidentale. I Carmina Burana, per esempio, testimoniano questo attaccamento al piacere fisico. Mortus in anima curam vero cutis. Morto nell'anima mi prendo cura del corpo. Perché questo potesse realizzarsi era però necessaria la formazione di una società, cioè tutto questo che si è detto, in cui la nobiltà e borghesia potessero accordarsi. Quindi gli opposti possono stare insieme se il conflitto di classe trova modalità di convivenza. È interessantissima questa cosa qua, no? Quindi borghesia e nobiltà trovano parità di intenti e questa cosa è veramente fondamentale.
Ambedue infatti sono accomunate dai bisogni culturali, dal godimento della vita e avendo mezzi e tempi per realizzarli, era la terza condizione, la prima, il fiorino. Sorgono così nuove scuole che non dipendono dalla Chiesa, ma dall'autorità municipale. Pensate che casino c'è ancora con le scuole, scuole religiose, equiparate, no? È cominciato allora, perché si vede che allora tutte le scuole erano della Chiesa. Invece così cominciano anche. Ovviamente i medici hanno un ruolo fondamentale in questi processi, ma anche tiranni minori sentono il bisogno di avere degli umanisti alla loro corte. Nel Rinascimento, infatti, gli aspetti culturali precedono sempre le realizzazioni artistiche e si sviluppano numerose e sorprendenti. Non esiste in Italia comune o luogo privato o luogo privo di qualche opera rinascimentale. Da interi palazzi, chiese, singoli quadri, sculture, eccetera. Boccaccio ringrazia Dio di aver messo, lui ringrazia Dio, e poi Boccaccio, cioè, noi così, facciamo quello che possiamo, ma siamo anche un po' patetici, ma che cazzo possiamo capire noi di un uomo del Rinascimento? No, ma detto onestamente, con la televisione, schiacci un bottone e parte un mister, no? Cioè proprio, era un'altra roba, ma era, però noi ragazzi, ognuno fa la sua, noi saremo un po' superbi, ma quindi noi facciamo il possibile. Però io davvero ho anche un profondo senso, cioè più di così, noi non possiamo fare. Però ho anche proprio il fatto che è un atto di, non di egoismo, di presunzione. Cioè bisogna essere presuntuosi, e se no fa nulla. Quindi sempre come è l'eccesso che ti porta nelle cose. Si assiste così a un parziale risveglio dell'antico genio italiano nei poeti stessi, quasi eco prolungato di antica armonia. Eco prolungato di antica armonia, ragazzi. Cioè, è come il latino. Il mondo latino antico entra in quello moderno, no? Un eco di antica armonia, un eco prolungato. Ma eco non è femminile. Sì, eco è femminile. È sbagliato allora, Burga sbagliava. Perché la fa non sbagliava Burga, forse chi ha tradotto. Sarà bisex. Sarà bisex. Perché la traduzione, ricordati Paolo, è sempre un tradire. Ah, è giusto. Anche nel sesso. Antica armonia. L'opinione pubblica accusava gli umanisti di sconfinata superbia e di turpi dissolutezze, alle quali l'incipiente controriforma ne aggiunse ben presto una terza, quella dell'empia incredulità. C'è voluta in forma, no? Per dargli un'altra legnata. Le sole opere di Poggio contengono tal cumulo di bassezze da provocare senz'altro una decisa avversione per tutti. Il resto lo fecero le sconce poesie latine del Pontano. E beh, ma che noi siamo porno. Oh, un po' di rinascimento abbiamo trovato. Le sconce poesie latine del Pontano. Di fatto gli umanisti
furono colpevoli di norma delle accuse che venivano loro attribuite, cioè 1. Eccesso delle lodi tributate loro nei periodi di massima fortuna, 2. La precarietà e incertezza delle loro vite, per cui della ricchezza, dalla ricchezza potevano piombare nella miseria, secondo i capricci dei loro mecenati o la malignità dei loro avversari. Infine, l'influenza fortissima dell'antichità corrupta. Allora, l'influenza aspetta, delle loro vite. No, qua. La malignità dico, terzo, l'influenza fortissima dell'antichità corruppe la loro morale senza comunicare loro il proprio scetticismo e sensualismo. Quindi gli antichi avevano un atteggiamento di scetticismo e di sensualità che i nostri zii del Rinascimento non ci avevano. Alla superbia si unisce la depravazione morale, irascibilità, vanità, caparbietà e presunzione. Beccate un po' questo il Rinascimento, no? Cioè, se lo vedete, cioè, ci sono tutte le bassezze, ma anche tutte le altezze, voglio dire, e saranno pure irascibili, vari, bravati, morali, però cazzo, hanno fatto delle opere, ci hanno fatto il cupolone. Ma voglio dire, quante bestemmie redime il cupolone, quante immoralità ripaga, quanta negatività, quanti peccati assolve, perché poi la bellezza ha questa cosa, no? Cioè, la bellezza è veramente questo salto nell'infinito. Oltre alla ricerca scientifica, gli italiani sono primi a cogliere la bellezza della natura, gustando per esempio il lato estetico del paesaggio. No, che questa qui, tutti i fieri dicono, cazzo, ma che bello che è. Oh, ma per arrivare a dire che bello è un paesaggio, qualcuno ha cominciato a dire che si potevano usare le categorie estetiche per la natura, se no come faceva dire che era bello o brutto, no? Per dire, vedete come siamo figli, veramente, di quei figli poi poco rispettosi, perché io sapevo pochissimo, insomma, no? Poi io non mi permetto, ma insomma voglio dire. Gustando il lato estetico del paesaggio, Dante, Boccaccio e Petrarca sono i primi a orientarsi in questa dimensione della natura. Il movimento dei fiamminghi, Roberto e Giovanni Van Eyck, esprime già un concetto poetico, suo proprio, un'anima, benché in modo ancora convenzionale. È stato però Silvia e Neo Silvio non solamente a sentire la magnificenza del paesaggio italiano, la magnificenza del paesaggio italiano. Per questo poi veniva a fare il viaggio, no? La magnifica. Ma avete guardato? Noi dove siamo andati a mangiare su Verso Fiego e guardiamo certi scopi. Ma quando andiamo a Talamone, no? Ogni poco dici, cazzo, questo è un quadro. Cioè, davvero, ecco. E io credo di aver capito, Ulisse, uno dei segreti di questa cosa. È che c'è un bosco. È un oliveto, un bosco e un campo di mais. C'è questa, poi magari sentiamo cosa dice la Pia, c'è questa commistione tra natura e cultura, straordinaria. E umanizzazione. Un'umanizzazione. Ci sono le monoculture, c'è una situazione in cui tutto è personalizzato dal singolo piccolo proprietario. E sì, che poi capisci che era il piccolo tiranno che si faceva venire alla corte umanista, insomma, no? Cioè, vabbè.
È stato però appunto a sentire Enea Silvio, a sentire la magnificenza del paesaggio italiano, ma anche a descriverla, sì nelle più minute particolarità, con vero entusiasmo. Poi c'è un amico della Sandra, l'Aretino. Vabbè, un grande pittore. No, chi non è? L'Aretino Pietra. Chi sarà Petrarca? L'Aretino fu infine il primo a descrivere splendidi effetti di luce e ombra al tramonto. No, ma dico una cosa, c'è stato qualcuno che ha descritto per la prima volta il rapporto tra luce e ombra nel tramonto. È proprio Piero della Francesca. Era Piero della Francesca, hai visto, l'ha detto che era amico della Sala. Leonardo, a dire la verità, comunque. Però è prima di Leonardo, c'è Piero. Sì, lo so. Giusto. È solo la consecutio temporum. Era nell'aria, però il primo... Luci e ombre al tramonto. È la vita dello spirito che tutto a un tratto conquista la coscienza di sé, medesima, e si manifesta quale si sente. L'elemento spirituale dei sentimenti prende forma nella complessità della sua fisionomia. Il peso della malinconia e la tristezza per l'invecchiamento esplodono in tutta la loro forza insieme alla forza purificante e rigenerativa dell'amore. In questo senso, la fiammetta di Dante è una grande e circostanziata analisi psicologica che affronta e svela la complessità e ricchezza dei sentimenti interni di un popolo eminentemente artistico. Riferendosi alla dignità dell'uomo, Pico della Mirandola compone uno dei lasciti più preziosi di quell'epoca tanto colta. Dio si è riservato di creare l'uomo dopo tutte le altre creature affinché questi potesse riconoscere le leggi dell'universo, sentirne la bellezza, ammirarne la magnificenza. Egli non lo vincolò a nessuna sede fissa, non gli impose per un'attività determinata, nessuna necessità ineluttabile. Lo dotò anzi di ogni facoltà necessaria a muoversi e a volere liberamente. Io ti ho collocato in mezzo al mondo, disse il creatore di Adamo, affinché tu tanto più facilmente ti guardi attorno e venga tutto ciò che esso contiene. Io ti creai non celeste e non terrestre, non mortale né immortale, soltanto perché tu sia libero educatore e signore di te medesimo. Libero educatore e signore di te medesimo. Tu puoi degenerare fino a diventare un bruto e rigenerarti sino a fare quasi un Dio. È Dio che parla. Tu solo hai uno sviluppo che dipende dalla tua libera volontà e porti in te i germi di ogni specie di vita. Come Benvenuto Cellini, per esempio, un uomo che sa tutto, osa tutto e non piglia norma se non da sé medesimo. Ogni epoca si esprime non solo a livello politico, religioso, artistico, scientifico in generale, ma anche, provatamente, nella vita sociale. Nel Rinascimento c'è una tendenza a creare la riunione delle classi del sesso moderno. Nel Rinascimento, progressivamente, nell'eredità del potere, si basa sempre meno alla legittimità della nascita. Oltre al merito personale, la nobiltà delle azioni e la perfezione individuata
sostituiscono la nobiltà di sangue. La nobiltà italiana tratta con le altre classi costantemente sul piede di perfetta uguaglianza. Costantemente sul piede di perfetta uguaglianza. Non è che i nobili dicono, oh, ti discheraccio, che tu fai? No. Trattano con le altre classi sul piano di uguaglianza. L'arte italiana del Rinascimento si muove liberamente in ogni senso. Per quanto riguarda i cortigiani, essi non sono al servizio del principe, ma quello del proprio perfezionamento. La straordinaria grandezza della cultura si fa manifesta nel modo delicatissimo con cui i sentimenti vengono analizzati. La posizione della donna nei circoli del Rinascimento ebbe una posizione uguale in tutto a quella dell'uomo. O dice tutto, insomma io, vecchio maschilista. Anche la sua educazione nelle classi più elevate, ragazzi, nelle classi più elevate, era essenzialmente uguale a quella dell'uomo. Chissà come si collegano queste forme di ugualitarismo rinascimentale a quello portato avanti dal marxismo 4 secoli più tardi. Le feste italiane, nella loro forma più alta, seguono un vero passaggio dalla vita reale a quella dell'arte, che era patrimonio di tutti. L'individualità è l'attitudine a inventare una maschera e sostenerla convenientemente. Mica male, no? Perché tu non ti identifichi. È la persona indiana, no? È un abito, è un modo di rapportarti con gli altri, uno degli infiniti possibili. I fiorentini furono maestri nella creazione delle loro feste, tanto è vero che vennero invitati da altre città per realizzarle. La cultura del Rinascimento voglio dire, a un certo punto i medici hanno detto ai loro artisti, basta fare le statue, fate le feste. Cioè che gli hanno detto, finite di lavorare a un'arte, per carità, eccelsa, eccetera, ma l'arte deve diventare cultura della gente. E questi qui facevano le feste, capisci? È bellissima questa cosa qua, proprio. La cultura del Rinascimento è comunque improntata a grande immoralità. Secondo Machiavelli, noi italiani siamo in modo particolare i religiosi, perché la Chiesa e i suoi ministri danno il pessimo di tutti gli esempi. Cominciare da Leone X, che era un medico. La Chiesa assoluta di gloria perseguita gli uomini del Rinascimento, spinti da una indomabile fantasia. O divento un po' politica la fine, anch'io, comunque quasi finito. Il delitto premeditato, sto parlando dell'immoralità, ed eseguito da terza mano, era estremamente diffuso in Italia. È rimasto della. Atto che da copie, è rimasto l'insulto. T'ammazzo, Che famo di ammazzato. Allora si faceva, cioè adesso c'è la parola, no? Secondo il Pontano, qui non va cosa che possa aversi a tanto buon mercato quanto la vita di un uomo. Quindi l'individualità, bla bla, però è la cosa più facile poi da comprare. Il peggio si è che i principi e i governi erano i primi a dare il cattivo esempio, calcolando addirittura l'assassinio come uno dei mezzi più efficaci per salire in potenza e mantenersi. Nonostante si corresse sempre il rischio di essere assassinati, fondamentale nel Rinascimento è la tendenza a godere la vita, che porta un egoismo diffuso alla ricerca della felicità e della bellezza. Ma al stesso tempo
si ebbe la più alta venerazione per gli apostoli della penitenza, no? Si diceva queste cose di Savonarola, come dimostrato appunto dalla Savonarola. Comunque, molto diffusa era la tolleranza. In Italia, più specialmente a Firenze, si poteva senza pericolo alcuno vivere una palese incredulità purché non si coniugasse con offese dirette alla Chiesa. Gli esperti dell'Accademia Platonica di Firenze coltivavano l'idea che il mondo visibile sia stato creato da Dio per solo amore e che esso sia una riproduzione di qualcosa già esistente in Lui e che Egli sia pur sempre l'eterno motore e conservatore. L'uomo, riconoscendo il Dio, può attirarlo nella sua cerchia diretta, ma amandolo può anche abbracciare l'infinito. E questa è la beatitudine di cui è certo godere sulla terra. L'incontro con la divinità diventa quindi il modo per uscire dalle proprie limitazioni e far parte dell'infinito, dell'illimitato. Si accede così a una imprevedibile, affascinante, sofisticata unità degli opposti. Grazie. Sono qui sostanzialmente per affetto, perché diciamo il tema è complicato, non è la mia materia, era interessante la sfida, mi sono cacciata in questa sfida e vabbè, e questo è il, diciamo, il piccolo contributo che porto in punta di piedi, perché si tratterebbe, come dicevano all'università, di una tesi compilativa, non certo di farina del mio sacco. Partiamo dalla, allora io parlo di queste tre donne, poi vi spiego perché. Sono una la regina di Saba, la Maddalena, e l'altra è la Madonna del Parto di Piero della Francesca. E entro subito nel vivo del problema, il mistero di Piero. Già Vasari, nel parlare di Piero, quindi nel 1550, Piero della Francesca è morto il 12 ottobre 94, quindi il giorno della scoperta dell'America, a soli 60 anni di distanza. Aspetta, 1492. Ah, ho sbagliato io a scrivere, bravo, grazie. No, no, l'ho trascritto sicuramente male, conosco. Sicuramente, chissà perché ho questo. Comunque, a 60 anni di distanza, ha poche notizie su Piero della Francesca. Queste sono le vite di, Pier, di Vasari, in cui esordisce: infelici sono veramente coloro che, impegnandosi negli studi per il bene altrui, Paolo, e per lasciare una memoria di sé, per malattia o morte, non riescono a terminare le opere che hanno cominciato. E spesso avviene che, lasciandole quasi finite o a buon termine, queste opere vengano usurpate da qualcuno che cerca di ricoprire la sua pelle d'asino con le onorate spoglie del leone. E qui Vasari sembra riferirsi a Luca Pacioli, allievo di Piero della Francesca, che ha un ruolo importante anche nel cercare poi di capire questo mistero di Piero, cioè nel senso che su questo si sono avventurati molti studiosi. Io vi riporterò alcune delle cose che sono emerse. Sempre secondo Vasari, Piero nacque a Borgo San Sepolcro, anche se non si sa quale sia la sua data di nascita. Ed è il Vasari che scrive che fu chiamato della Francesca dal nome della madre, che invece pare si chiamasse Romana dagli studi successivi. No, no, c'è un'altra ragione per cui è della Francesca, ma semmai ve la dico dopo. Intanto, no, cioè questo ci dice però di come 60 anni dopo il mistero di quest'uomo sia molto pesante ancora, perché lo stesso Vasari, molto preciso nelle vite dei vari pittori, su Piero della Francesca anche su questo è poco preciso. E comunque della Francesca, come per riconoscenza di essere lei incinta di Piero,
quando il marito morì. La famiglia di Piero della Francesca era una famiglia di mercanti, mercanteggiavano cuoiani, quindi era una famiglia di Borgo San Sepolcro, di quelle diciamo altolocate. Incerte, e questo è incredibile il suo destino, sono le datazioni delle sue opere, e per la maggior parte perdute, quasi tutte, ma moltissime, non quasi tutte, ce ne sono molte, ma sono andate perdute, e quasi nulla sappiamo della sua vita privata. Certa è invece la data della sua morte, sbagliata dalla Rosalli, 1494, 12 ottobre, giorno della scoperta dell'America. E questo è un elemento interessante nella questione di Piero della Francesca, perché è, come dire, è un uomo molto nuovo. L'aretino di cui parlava Paolo nella sua lettura è l'aretino che ha introdotto praticamente la fotografia, è l'uomo della luce. Il rapporto di Piero con la luce è una delle cose più grandi che ci sono state tramandate, poi passate ovviamente a tutti gli altri, e da lui studiate, pare, nei Fiamminghi. Lui ha girato tutta l'Italia, compresa Roma. Ci sono, ora questo ve lo dico in maniera come dire, non così come dire, come documentata, nel senso è documentata, ma insomma non così precisa come chi l'ha studiato perfettamente, ma ci sono tutta una serie di elementi stilografici che fanno risalire ai suoi passaggi per l'Italia, non documentati da niente. E questo lo sottolineo perché ci serve poi per l'oggi, serve a me per dire perché oggi mi interessa lavorare su queste tematiche di Piero della Francesca. Sempre Vasari dice che alla sua morte lasciò alla sua città una consistente ricchezza e alcune case che aveva ereditato, e che fu poi sepolto con grandi onori dai suoi concittadini nella Badia di San Sepolcro. Quindi fu un notabile, fu sepolto con onori, ma non c'è niente sulla sua storia, sulla sua vita, niente di certo, tranne la data della morte e le opere. Teniamo presente che di queste case molte andarono distrutte in un incendio, ma come dire, come sfortuna della sua, delle cose che lui ha lasciato, la sfortuna della perdita delle sue opere, la sfortuna delle cose che ha lasciato. Sulla sua pittura, Vasari dice, in questi affreschi ci sono molte belle cose degne di essere lodate, come gli abiti delle donne che stanno attorno alla regina di Saba, dipinti in maniera delicata e nuova, ma soprattutto è da lodare la scena notturna, si riferisce qui al sogno di Costantino e quindi al tema di come introduce la luce, ma non era tra le cose che volevo approfondire, il sogno di Costantino, bellissimo, ma Piero è da lodare per aver fatto un gruppo di cavalli di scorcio dipinti meravigliosamente, e sopra uno dei cavalli smilzo c'è un uomo mezzo nudo e mezzo vestito alla saracina, disegnato con eccellente precisione anatomica rara per quell'epoca. Ho ripetuto questi frammenti del Vasari perché già nel 1550 di Piero si notavano questi, si rilevavano questi aspetti. Fu Piero studiosissimo dell'arte e si esercitò assai nella prospettiva ed ebbe buonissima concezione d'Euclide. Intanto che tutti i 9 migliori giri tirati nei corpi regolari, egli meglio che altro geometra intese, e di maggior lumi che di tal cosa ci siano sono di sua mano. Quindi il Vasari ci dice che è stato un uomo eccellente, particolare, come tutti gli uomini, poi sentiremo di Leonardo, di quell'epoca, una persona che aveva, diciamo, una conoscenza tutto tondo delle scienze, ha approfondito gli studi sulla prospettiva, ha approfondito gli studi sulla geometria, ha praticamente introdotto, dico io, sicuramente lo dirà anche qualcun altro, ma non l'ho trovato tra quelli che ho consultato, è stato il primo fotografo della realtà. Poi vi dirò delle cose che mi hanno da una parte emozionato e dall'altra, come dire, incuriosito, ma emozionato soprattutto. Nella storia del ben noto episodio biblico della regina di Saba, per esempio,
che è una delle donne che guarderemo, la centralità della figura femminile è più che evidente e simbolicamente sono ravvisabili la bellezza, quindi la donna, il primato della regalità della stessa, quindi la regina col suo seguito, forte della scienza, conoscenza della natura. Lei porta spezie esotiche del paese di Saba in dono a Salomone, adornata dello splendore e influsso astrale delle gemme preziose e l'oro portati in dono sempre a Salomone, ma la donna aspira alla saggezza attraverso l'incontro con Salomone, che poi vedremo, e si inchina solo però alla verità, alla verità della vera croce. Ora non c'è modo di entrare nella leggenda della vera croce, che è proprio un feuilleton di quell'epoca, è un episodio biblico riportato nei Vangeli apocrifi, ma che ha veramente è incredibile come sia una riproposizione di elementi da storia, da feuilleton, da storia, con tutta una serie di aspetti tra mistero e anche percezioni particolari. Si inchina però alla verità della vera croce, quasi a chiudere un cerchio che trova l'espressione più alta della perfezione matematica vagheggiata dai canoni aurei nella prospettiva dell'arte pierfrancescana. Allora, questo per sottolineare come l'interesse per le donne di Piero veda la carnalità, poi le guarderemo, e però anche questo aspetto di spiritualità e di tensione verso l'alto, perché in questo caso questa regina di Saba coglie e si inginocchia, lo vedremo nella scena, ve lo risottolineerò, di fronte al legno della vera croce mimetizzato da Ponte, e non si inchina nello stesso modo davanti al re Salomone, ma lo omaggia in altro modo con i doni e la sua presenza, ma non certo inchinandosi. Quindi come l'intuizione femminile che riconosce meglio di altri la divinità. Allora, la Mesque, che è una grande studiosa di Piero, della Francesca contemporanea del nostro tempo, purtroppo è mancata, ma è una donna di grande cultura, ci dice che nel panorama dell'arte e della cultura del primo Rinascimento italiano, la grande e complessa personalità di un genio come Piero della Francesca occupa un ruolo di assoluto protagonista. Egli non fu soltanto pittore, ma studioso e teorico insigne di scienze matematiche e di geometria, che applicò allo studio della rappresentazione dal vero attraverso regole di prospettiva, regole che espose durante gli ultimi anni in un suo trattato. La straordinaria grandezza della sua arte può essere da chiunque intuita e facilmente riconosciuta, ma è difficile da comprendere fino in fondo, perché, come scrive il Battisti, per avvertire la sua grandezza non c'è miglior via che tentar di scrivere di lui, derivandone sempre un'insoddisfazione che raramente si riesce a soffrire in tanta misura in altri casi. Ciò anche per una misteriosa forma di inaccessibilità che sfida ogni nuovo dato documentario e ogni sua nuova interpretazione. Ci si deve accontentare di minuzie da archivista ottocentesco. Siamo sempre dentro il mistero di quest'uomo. E sempre la Mesque rileva un rapporto evidente, pur nel diverso modo di porsi di fronte all'armonia e alla bellezza del reale, nel mirabile equilibrio uomo-natura, tra i più grandi artisti del primo Novecento, quindi il rapporto di Piero, e fa un paragone con l'angelico, dicendo l'uno, che sicuramente Piero ha conosciuto, l'uno impegnato a scoprire e rappresentare la suprema perfezione della creazione divina per offrirla al divino, l'altro, Piero, volto a ritrovare gli antichi valori della natura incontaminata, di un'umanità primeva e dei raggiungimenti più alti dell'azione umana destinati a incidere per sempre nella storia, esaltando i più puri principi di un'etica laica che diviene a sua volta religiosità e che rimanda ad un ordine soprannaturale. Cioè, la pittura di Piero ha degli elementi di laicità che sono molto
come dire, pregnanti anche rispetto all'epoca. E ora passiamo a una delle donne che ci dice proprio questo, la Madonna del Parto. La Madonna del Parto, osserviamola bene, anche nel caso di quest'opera i documenti tacciono. L'unico legame noto di Piero con Monterchi, la Madonna è a Monterchi, era in una chiesina... Cimitero? No, il cimitero è stato costruito dopo, nell'epoca napoleonica. Era su una fonte di quelle miracolose che davano, dove le donne andavano per avere il latte. E è stata messa in questa chiesa, che poi ha avuto purtroppo gravi danneggiamenti, e era posta in una posizione in cui il sole al tramonto o all'alba, non mi ricordo, batteva sul ventre, batteva dove c'è la mano, come a dire lo Spirito Santo che dà il figlio alla Madonna. Quindi il rapporto di Piero con la luce qui si vede molto bene. Provo a descriverlo con la mesca sempre. L'unico legame di Piero con Monterchi è il fatto che questo era il paese natale della madre, morta nel 1459, come ricorda il Vasari, però non vi è nessuna prova del nesso tra la morte della madre e l'esecuzione dell'affresco, che però viene, come dire, in qualche modo evocata. Anche questo elemento fondamentale poi per il dopo. La Vergine si mostra al popolo dei fedeli al centro di una tenda preziosa, foderata di pelli di vaio, come un'apparizione, eppure viva e reale nella sua freschezza, poco più che adolescente. Volto incantevole, gli occhi leggermente a mandorla e la pelle chiara e luminosa. Questo volto sa unire l'assoluta naturalezza di una fanciulla di paese a qualcosa di regale, come figlia di re, ma soprattutto di soprannaturale, forse per la luminosità perlacea dell'incarnato che sembra emanare luce propria. L'immagine è l'esaltazione della maternità, alta e bellissima nella sua gravidanza avanzata, resa evidente dalla posizione di tre quarti, posa la mano destra con gesto protettivo sul ventre rigonfio che preannuncia l'arrivo del Salvatore e lo presenta all'adorazione dei fedeli. La naturale nobiltà e la spiritualità che emanano dalla figura escludono ogni riferimento alla classe sociale cui la giovane presa modello appartenga. E un'altra delle precisazioni che viene fatta anche dalla MESC è come alcuni abbiano interpretato come un gesto di arroganza o comunque di come dire, dimostrativo la mano sul fianco, mentre lei dice è quello il gesto tipico di una donna avanti nella gravidanza, come per esempio la nostra Teresa, che ha bisogno di ribilanciare il peso del corpo che la porterebbe in avanti. E quindi è proprio la descrizione della natura vera della maternità in una come donna che contiene lo scrigno. E quindi infatti Paolucci, che è un altro studioso di Piero, dice Piero capace di sacralizzare il vero e allo stesso tempo di dare al sacro l'evidenza di un naturalismo archetipo. Posso fare una piccola aggiunta? Vai. Nel 1983 ho potuto fare Tarkovsky ha fatto un film Nostalgia che parte proprio dalla Madonna del Parto, poi c'è tutto uno sviluppo, insomma, fino al bagno del Milione. Sì, anche lei non è più nella sede dove era. E quindi è interessante. No, al museo, in una scuola media, in un posto dedicato, carino, ma non è più la sua sede primigenia, anche perché ora sarebbe anche difficile che riuscisse a tornarci perché ci hanno costruito delle tombe, insomma. Vinse anche il Leone d'Oro. Quello dove a Venezia. La seconda donna, la Maddalena. La bellezza si tratta, questa è in Duomo ad Arezzo, abbastanza vicino alla porta della sacrestia, bisogna andare a cercarla. Si tratta di una bellezza profana, nella pienezza della sua splendida femminilità. Non si tratta di una Madonna, ma di una santa che si è redenta del passato di cortigiana. Piero dimostra qui una straordinaria modernità e naturalezza, una naturalezza che è sottolineata per esempio dallo spargersi di capelli sottili sulle spalle, una coperta dalla rovescia candida del mantello a sinistra e dal rosso acceso dello stesso mantello a destra. I capelli sciolti alludono forse all'antica libertà di costumi della santa.
In primo piano risplende il vaso degli unguenti che risplende di luce propria. Allora pensiamo ai capelli, pensiamo alla Maddalena che era insomma una Maddalena, ma i capelli. La terza donna, regina di Saba. Questa è una delle scene della leggenda della Vera Croce nella chiesa di San Francesco ad Arezzo, dove ci sono due momenti dello stesso corteo, quello a sinistra della regina che si inchina al legno della Vera Croce, che è rappresentato da quel ponte col suo corteggio, e quello più a destra che è invece l'incontro con Salomone, e vedete che in un caso è inginocchiata, come vi dicevo, nell'altro si fa l'inchino ma non si inginocchia. La regina di Saba in viaggio verso Oriente per mettere alla prova la saggezza di Salomone con difficili quesiti. E viaggia insieme al suo variopinto seguito di splendide donne, di giovani palafrenieri, intenti ad accudire e tener calmi i cavalli di razza sotto l'albero, nervosi in attesa di ripartire. Un'impazienza che manifesta con forza il cavallo nero, che si vede poco qua, che è indietro, la cui testa alzata in un forte nitrito spicca dal fondo tra il verde delle colline e il bianco luminoso del cavallo di primo piano col suo robusto posteriore. La scena della rivelazione profetica che spinge la regina a inginocchiarsi di fronte al legno del ponte si svolge in uno spazio aperto dominato sullo sfondo da due grandi alberi dalla chioma folta e verdissima che spicca contro la luminosità del cielo azzurro, di cui si sono perse molti pezzi perché è andato, come dire, via via, il tempo ha fatto il suo cattivo lavoro, ma si rileva ancora la luminosità dell'azzurro. I costumi delle dame, caratterizzate dalla perfetta geometria dei volti, sia di profilo che frontalmente, rispecchiano a evidenza l'attualità della moda del tempo, a cominciare dall'acconciatura dei capelli. Quindi, cioè, qui si vede, è la terza delle tre donne perché secondo me racchiude forse ancora meglio della Madonna del Parto l'insieme degli aspetti di naturalità e spiritualità. Allora, vediamo le donne di Piero e le cose che voglio dirvi, che voglio dirvi, su cui ho riflettuto. Allora, come spesso mi sono cacciata in questa nuova sfida avventurandomi in un campo che non mi è proprio, le motivazioni le ritrovo in radici antiche e nella contraddizione che da aretina ha attraversato la mia esperienza fondante di decostruzione, ricostruzione istituzionale partita dalla chiusura del manicomio di Arezzo. Arezzo e gli aretini non erano amati dall'equipe e io, un po' squieta, termine splendido siciliano usato dalla mia mamma, sono sempre stata sul limitare dentro fuori. Parte figurativa del 400 e del 500 che ci dà uno spaccato della figura femminile cui faceva riferimento anche Paolo e che esprime le sue aspirazioni interiori incidono sull'arte figurativa del 400, che torna esattamente a quello che diceva Paolo, incidono il mutare della stessa società e la ripresa dell'economia e dei commerci che investono vaste aree della penisola italiana e di cui beneficiano non solo le città signorili come Firenze, ma anche i centri che si ritrovano lungo le vie di comunicazione con i commerci della ricchezza. Quindi in questo Sansepolcro, Arezzo, non è solo Firenze la culla del Rinascimento. Firenze è il punto nodale di arrivo partenza, ma il Rinascimento è un qualche cosa che riguarda tutta l'Italia in quel momento. Anche Milano, perché esatto. Leonardo a esatto, Milano. Leonardo, per esempio. Per quanto riguarda il Rinascimento italiano, collegato a temi dell'attualità, Piero della Francesca, che ne costituisce pietra miliare, è quanto di più aretino potessi condividere. Quindi è per questo che ho cercato di immergermi nel tema Piero della Francesca. Le donne, perché è il tema del rapporto tra generi e tra donne e potere, del rapporto tra generi e tra donne e potere, che continua ad essere per me materia di riflessione. Allora, perché non tra tutte le donne, ce ne sono tante, le Madonne sono tantissime, proprio queste tre? Allora, tutte e tre dominano la scena rappresentata. La Madonna del Parto e la Maddalena da sole,
la regina di Saba risulta essere il personaggio più evidente in una scena corale. È lei e non Salomone il soggetto principale, tanto che viene riportata come incontro della regina di Saba, il corteggio della regina di Saba. Tutte e tre sono sul confine tra il sacro e il profano, come se per Piero la donna fosse lo strumento principale di continuità tra i due mondi. Tutte e tre testimoniano il mutare della società e la ripresa dell'economia e dei commerci. Tutte e tre sono molto curate nella persona, nel corpo, nell'immagine. C'è un bel testo che non ho usato più di tanto, se non in alcune cose, per esempio questo Menghini, che si chiama A far belle le donne di Piero, in cui con Aboca c'è stata tutta una ricerca di quali erano i prodotti che allora venivano usati per la bellezza delle donne. Alessandro Menghini dice, Menghini, la donna del 400, abbandonati gli austeri condizionamenti dei secoli precedenti, ha la massima cura della propria immagine, conscia del ruolo dominante di padrona nelle corti signorili del tempo. Sebbene la sua condizione sia ancora subordinata alla figura maschile, la donna dei ceti sociali elevati comincia a godere di un minimo di autonomia, attestata anche dalla possibilità di studiare e di condurre una vita più indipendente, sempre nei limiti imposti dalla morale comune. Ne fanno fedele testimonianza le prime avventure letterarie al femminile. Nell'inalienabile ciclico destino di figlia, moglie e madre, cui fanno da spalla valori di castità, pudore, obbedienza, silenzio, la donna rinascimentale, idealizzata come scrigno perfetto di virtù interiori ed esteriori, comincia a starci stretta. L'arte cosmetica, per esempio, diventa scienza e non sono trascurate piccole astuzie femminili come il colore dei capelli, la bianchezza della pelle, il risalto delle labbra, il contorno degli occhi e così via. E qui si fa riferimento a una serie di prodotti che venivano utilizzati appunto a quest'uopo, in questo testo sulla le donne di Piero oggi. Allora, perché ho voluto parlare delle donne di Piero oggi? Perché immergendomi in queste tre immagini soprattutto, mi interessa il rapporto tra natura e cultura, che poi verrà approfondito da Maria Pia, ma che comunque ha molto a che vedere sul condizionamento che la natura ha sulla vita della donna e su come la cultura abbia potuto portare dei correttivi, ma non più di tanto, o comunque non fino in fondo. Il rapporto tra bellezza, saggezza e potere, cioè come questi tre aspetti incidono sul gioco del potere, anche quello che abbiamo oggi all'interno dei rapporti di lavoro, ma non solo, nei rapporti di coppia, cioè come c'entrano questi tre elementi nelle relazioni di coppia. Il rapporto tra spiritualità e materialità, spiritualità intesa in senso lato, cioè la capacità di cogliere, la capacità di intuire, la capacità di vedere oltre, che è una delle cose per cui venivamo accusate prima del Rinascimento d'essere streghe. Il rapporto tra trasgressione e potere, pensiamo alla Maddalena, pensiamo al tema di chi trasgredisce oggi, per esempio nei paesi islamici, chi trasgredisce le regole, come si rapporta con il potere. Il rapporto tra cura del corpo e qualità della vita, che è un altro degli elementi importanti anche dell'oggi, pensiamo a tutto il successo delle beauty farm, il successo dell'attenzione a usare prodotti di un certo tipo, fino a intervenire pesantemente sul proprio corpo per mantenere una cura del corpo, in questo caso non appropriata, ma insomma c'è sia quella appropriata che quella non appropriata. Il rapporto di potere tra sessi e i problemi di empowerment, quindi come nel gioco tra i sessi si gioca l'empowerment, e le problematiche di generi, che non ho aggiunto qui, e per esempio l'omosessualità nei secoli. Il tema dell'omosessualità nei secoli si rifà a quanto vi
sottolineavo del mistero di Piero della Francesca. Un medico ugubino, ora o recentemente, senza che ci siano grandi come dire, possibilità di dimostrare quello che dice, però negli anni 80 del Novecento, questo Andrea Tenti ha preso in esame le opere di Piero della Francesca, per esempio prendendo in considerazione i Nevi di Federico II, che è l'unica immagine che abbiamo di Piero della Francesca sulla presentazione del seminario di oggi, che lui analizza i Nevi per capire come allora si curavano certe problematiche e malattie della pelle. Lo stesso medico, rifacendosi ad alcuni ritratti, che sono molto pochi, autoritratti di Piero della Francesca, ne rileva alcuni aspetti fisici, per cui lui dice che c'è la presenza del gozzo in alcuni autoritratti, e si avventura, in assenza di documenti certi che in qualche modo dimostrino il rapporto tra Piero e l'universo femminile, nell'ipotesi che potesse essere androgino, quindi che potesse avere un problema di omosessualità, anche se questo non viene assolutamente provato. Ma il tema è interessante, anche perché, e vado oltre sul tema del rapporto tra generi, Piero della Francesca è qui per esempio un grande anticipatore dell'attuale situazione dei nostri stilisti, massimi stilisti. Il Vasari, nelle sue vite, riporta che Piero della Francesca faceva dei modellini delle donne, per esempio del corteggio della regina di Saba, di Sigilla, che poi vestiva con drappeggi molto articolati e riproduceva nelle sue pitture. Quindi lui preparava il suo lavoro molto prima, anche cartoni della leggenda della Vera Croce lui li progettava, e i lavori che lui faceva erano velocissimi rispetto al tempo che avrebbero richiesto, perché la progettazione era la prima parte di cui lui si occupava, compresa al femminile questa parte di studio di come cadevano i drappeggi e la luce sulle stoffe preziose, perché se noi guardiamo tutto il tema di come anche la stessa veste di Re Salomone, che è una veste d'oro, no? Si vede che è una veste d'oro dalla luce, non da altro, e via discorrendo. Quindi il tema che secondo me emerge da questa situazione, su cui io mi interrogo, non ho risposte, è il rapporto tra generi, per esempio gli uomini conquistano e le donne consolidano, questo anche nella ostensione della ricchezza, cioè quando c'è un consolidamento le donne possono ostentare di più i gioielli, i bei vestiti, come dire, in questo la tranquillità che era del Rinascimento e che è stata per noi punto di domanda, gli anni prima della crisi, l'empowerment passa prima dai ceti privilegiati? E se sì, come si fa ad estenderlo? Perché passa prima dai ceti privilegiati. Anche Paolo parlava dell'accordo tra nobiltà e borghesia, e i ceti contadini e chi lavora, le maestranze che per esempio hanno costruito la cupola del Brunelleschi. Quindi come si fa ad estenderlo? Perché questo non ce l'abbiamo mai fatta. La ricorrenza del velo e del valore della capigliatura femminile. Voi vedete le donne di Piero, viene descritto in questo libro di Aboca, è editato da Aboca, hanno tutti i capelli super raccolti, hanno tutte trecce, la Madonna del parto, le donne del corteggio, addirittura avevano una fascia bianca che aiutava a rendere gli occhi a mandorla, curava molto i lineamenti e rendeva gli occhi a mandorla, quindi c'era una cura particolare, ma anche una cura particolare nelle capigliature. L'unica non, come dire, non pettinata è la Maddalena. Allora, il tema del velo e del valore della capigliatura femminile, cosa significa? Perché noi siamo dentro una nuova sfida, che è quella del rapporto col velo, quella del rapporto con le donne islamiche, che è quella del rapporto col coprirsi,
cioè questa parte del corpo, quindi il significato evidentemente della capigliatura, su cui mi ero soffermata abbastanza poco prima. E nei periodi di recessione economica sono le donne che devono pagare in maniera emblematica, quindi con ostensione del pagamento, cioè le streghe, i roghi, l'isteria nell'Ottocento e il femminicidio oggi? Cioè, quando siamo in recessione si devono colpire di più le donne? Ecco, queste sono solo un po' di domande che partono da questo viaggio. Leonardo ha la parola enciclopedia. E faccio una premessa comunque, no? Tanto approfitto di Leonardo per parlare di cose che mi premono molto e su cui rifletto da molto tempo, da sempre, diciamo, via. Cose che mi hanno prima incuriosito, poi affascinato e che continuano ancora oggi ad affascinarmi. Spero di non perdere il filo della narrazione e per non perderlo utilizzerò parole chiave, immagini, metafore. Sarò anche un po' dissipativo, dispersivo, me l'hanno anche detto di recente. E vabbè, io sono dispersivo e divagante, quindi un po' di pazienza. Ogni tanto cercherò di fare, no, mettere un confine intorno. C'è da dire che dissipativo ha un doppio senso. Diciamo negativo l'essere dispersivo, se questo poi è un difetto. L'altro invece ha a che fare con la fisica moderna dei sistemi lontani dall'equilibrio. In effetti dissipative sono i sistemi lontani dall'equilibrio, quindi più soggetti a un cambiamento. Quindi, dato che nella nostra vita la parola cambiamento ha avuto sempre stata una parola chiave fondamentale, diciamo che lo spirito dissipativo da negativo può diventare anche positivo. Dunque, parto da Leonardo, in primo luogo, parlavo di metafore, quindi la prima metafora che mi viene in mente, che ha un senso e ha avuto un senso anche per noi per tanto tempo e lo sappiamo bene, ma anche oggi, è il problema dei mondi chiusi, delle gabbie. Leonardo era tormentato dal bisogno di non essere chiuso in una forma come una gabbia. E c'era in lui una protezione, una spinta al nuovo. La demarcazione lo privava di questa spinta e bloccava il suo bisogno di espansione. Ecco quindi che io introduco in questo momento una parola chiave per me fondamentale, che due anzi sono, che sono la bonifica e la demarcazione. Come si forma una gabbia? Ecco, io ho pensato a due parole, appunto a queste. La bonifica. Mi fa venire in mente parole come spurgare, sgrondare, rimuovere, purificare, spurgare per togliere le impurità, sgrondare per eliminare per quanto possibile la liquidità, la fluidità, perché la liquidità è parente dell'indeterminatezza. Quindi, e qui vabbè, un piccolo accenno, c'è un capitolo bellissimo di un libro di Michel Serre, che è Hermes V, tradotto in Italia male col titolo di Passaggio al Nord-Ovest, e il capitolo è intitolato Cristalli, liquidi, fiamme. Questo ci fa capire come il problema del cristallo, della solidità, dei liquidi, della fluidità, metaforicamente possono avere una loro importanza. Mi state guardando tutti dicendo: ma che cacchio sta dicendo? Spero di chiarirlo meglio fra qualche secondo. Allora, mentre demarcazione, allora la bonifica agisce in un certo modo, demarcazione invece mette confini rigidi alle cose, muri, barriere. Ecco, questa cosa qui mi porta a fare una riflessione su quello che poi è stato sempre il problema, no? Di ciò che è scienza e ciò che non è scienza. Per esempio, si demarca e si bonifica per chiarire che cos'è o cosa non è la scienza, la vera scienza, no? Infatti, una cosa è la scienza, dicono i simpatizzanti della scienza ad, un'altra la metafisica. Nella metafisica rientra anche il lavoro dello storico e di chi, come noi, in campo psichiatrico ha operato attraverso le storie, che invece di separare, connette.
E qui c'è una distinzione che ha fatto Brunner tra pensiero paradigmatico e pensiero narrativo, che ci fa capire le differenze, no? Lo scienziato ha bisogno, immaginate lo scienziato che guarda col microscopio un vetrino, ha bisogno di rimarcare il campo. Lo storico invece ha bisogno di uscire da, utilizzando una modalità narrativa, è chiaro che tende a unire le cose, a collegarle, soprattutto a espandere, a uscire dai confini, e quindi vedete che già inserisco elementi come la fluidità rispetto alla rigidità della vita, no? Allora, quindi qualcuno, ecco, potrebbe dire che demarcare, allora a questo punto sto dando, si fa sempre questo, no? Quando si parla in un certo modo si creano sempre delle gerarchie, no? Si danno delle priorità, e si dice: Fanali, tu in questo momento ci fai capire che sei più per una dimensione narrativa che non per una dimensione, come potremmo dire, riferita a una scienza arda, la scienza. Effettivamente è così, però poi questo lo potevo averlo pensato soprattutto negli anni 70, quando da giovane ci schieravamo sempre da una parte rispetto ad un'altra. Ora devo dire che per quella cosa che ha già citato prima Paolo, il problema degli opposti che si conciliano, noi non siamo più dentro una logica out-out, ma stiamo andando verso una logica et-et e forse anche una logica vel-velt, sia che. Per cui credo che i due termini non siano dialetticamente correlati, perché c'è il rischio della sintesi che annulla le differenze, ma semmai dialogicamente correlati, cioè entrano in un dialogo in tensione. Questa cosa della tensione ha a che fare molto con filosofi come Derrida, per esempio, Levinas, cioè persone che mettono, utilizzano termini che non si separano mai l'uno dall'altro, ma rimangono sempre in una tensione dialogica. Allora, la demarcazione è chiaro comunque, no? Ci porta a disconoscere le interdipendenze e soprattutto a negare le connessioni, quando si creano posizioni dicotomiche tra loro inconciliabili, come avviene nel dualismo. E io qui ora passo dalla demarcazione al dualismo, perché questo è per me un concetto fondamentale, perché nel dualismo o stai da una parte o stai dall'altra, ha a che fare molto con quella che è stata il nostro lavoro fatto all'interno degli ospedali psichiatrici, insomma, no? Il confine, ad esempio, della norma rispetto all'antinorma, anche per citare una cosa che avevi scritto una trentina d'anni fa tu, no Paolo? Allora, vediamo un pochino, è il dualismo, quindi o stai da una parte o stai dall'altra, la contrapposizione tra due poli, la presenza di due principi opposti e inconciliabili. Questa qui è una bellissima immagine del dualismo, se ci pensiamo, no? Da una parte il salotto chic, buono, dall'altra il camerone, che noi, io nel 71 quando sono entrato a Volterra, prima a Siena, ma a Volterra all'ospedale psichiatrico, ho visto scene di questo tipo. Com'è? La riconosci? La foto di Sant'Anna? Sì, probabilmente sì. L'ho presa tanti anni fa. No, l'ho presa dal libro Morire di classe. Nel Morire di classe c'erano queste due foto. Ritorno sempre al dualismo per mettere in evidenza come la demarcazione separando i mondi crea, secondo me, dei grossi problemi. Un altro aspetto è nel visibile e l'invisibile. Merleau-Ponty, no, dice: quando noi guardiamo il mondo senza sfumature e senza colori, quando cioè guardiamo soltanto in bianco e nero, anche la realtà risulta formata soltanto da queste due tinte, che è una cosa molto riduttiva. Il dualismo, c'è una bellissima citazione di Primo Levi nei Sommersi e i Salvati, è talmente forte in noi, forse per ragioni che risalgono le nostre origini di animali sociali, l'esigenza di dividere il campo tra noi e loro, la bipartizione tra amico e nemico. Ora Paolo prima ha citato a un certo punto nella sua introduzione, nella sua lettura, il rapporto amico-nemico, no? Già nel Rinascimento, che non si capiva bene, ok? Ma questa storia, per esempio, dell'amico-nemico, che non si capisce bene da che parte sta, se non nel dualismo,
è per esempio ben evidenziata da un sempre da un filosofo come Derrida, che mette in evidenza per esempio il rapporto che c'è tra hospis e hostis. L'ospite è anche hostis. Ci sono cose grandissime, se noi andiamo ad analizzare le parole, per esempio l'ostello della gioventù ha dentro la parola hostis. Chissà, forse non lo sapevano, che forse era meglio chiamarlo ospello della gioventù. No, faccio, scusate, queste sono le mie divagazioni, e quindi sempre Primo Levi, la storia come viene tradizionalmente insegnata risente di questa tendenza manichea, ma insomma il manicheismo fa parte di un mondo che forse noi ci siamo lasciati alle spalle con la caduta e l'abbattimento del muro di Berlino, che poi è da allora in poi che sono successe una serie di cose. Allora, qui so che passaggio c'è, comunque c'è dentro questa diapositiva una riflessione. Nel dualismo c'è la separazione, nella dualità invece, quando i poli entrano in relazione tra di loro, si crea la differenza. La differenza ha un valore notevolmente importante per noi, perché il mondo della differenza non ci permette solo di vedere la res, la cosa, separata dalle altre cose, ma di vederla in relazione alle altre cose. Quindi l'aspetto positivo importante della differenza dentro la dualità, che si contrappone al dualismo. Allora, tutto questo per dire che se no dice Leonardo che ci incastra in tutto questo, che Leonardo nella sua inquietudine creativa era insofferente nei confronti di vincoli eccessivi o di regole rigide, non amava le separazioni. Insomma, Leonardo ha sempre amato lo sfumato. Qui ho citato 4 libri perché uno l'ho già detto, Cristallo, Nuvola, La Fiamma. Ma immaginate Bergson, La Nuance, La Sfumatura. Jankelevich ha scritto quel libro, Il non so che, il quasi niente. Immaginate che titolo, non so che, rispetto alla scienza hard, come non sai che, è quasi niente. Tu devi sapere, devi dirmi di preciso, con chiarezza, quello che tu vedi, che dici, quello che fai, eccetera. Invece lui ha scritto un libro, il non so che, a me mi è molto piaciuto questo libro. Atlan, per esempio, negli anni '80, Atlan, che era uno degli epistemologi della complessità insieme ad altri, aveva scritto un libro tra il cristallo e il fumo. E qui stiamo parlando dello sfumato, che era una cosa che appassionava notevolmente Leonardo. Infatti lo sfumato comincia dai contorni, lascia i bordi fluttuanti, perché va alla ricerca di nuove forme. E è una fusione dei toni che ammorbidisce delicatamente i confini e che si ottiene modulando sapientemente l'ombra e la luce. Tutta l'influenza, anche perché diciamo la verità, ogni mondo è un mondo abbastanza piccolo, quello delle persone. Per esempio, immaginate il mondo degli psichiatri, degli psicologi in Toscana, ci si conosce tutti. Quindi ti pare che Leonardo non si conosceva anche, c'è cioè, Luca Pacioli, è andato insieme a Leonardo a Milano quando gli... Perché poi dovete sapere, Leonardo è andato a Milano perché stava sulle scatole ai medici. Leonardo il Magnifico, sì Leonardo. Lorenzo il Magnifico aveva in antipatia Leonardo e allora lui è dovuto andare a Milano, da Ludovico il Moro, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere queste storie, però che hanno la loro importanza. Questo lavoro di modulazione non avviene per caso, però bisogna sottolinearlo. È il frutto di uno studio sistematico e scientifico, non è che era tutto basato sul così, con lampade che proiettavano la luce su svariati solidi geometrici, disegni per capire come le ombre si formano. Prima di fare qualcosa, lui ci lavorava intensamente, molto, così tanto che per lui era un problema consegnare l'opera, e in varie occasioni ha fatto arrabbiare insomma il committente. E quindi cosa faceva Leonardo?
Lo ricorda, dovete sapere che Fridtjof Capra, quello che ha scritto il Tao della fisica, cioè, ha scritto un bellissimo libro, La scienza universale, su Leonardo, proprio perché così insomma incuriosito, interessato a quello che Leonardo insomma poteva dire anche da un punto di vista proprio di relazione tra scienza e metafisica, scienza e storia, scienza e fantascienza, come una faccia. Quindi ripassava, cosa faceva Leonardo? Ripassava i contorni di una figura più e più volte, abbozzando diverse linee alternative, variando la posizione della figura finché non trovava la forma ideale. Spingeva all'estremo questa tecnica di abbozzo dinamico. Quindi lui lavorava più sul caos e sulla confusione che sulla precisione e la demarcazione rigida. Anche perché lui diceva, se le fa troppo precise, e qui mi viene fuori una rappresentazione grottesca o caricata, cioè per lui la fotografia non era una bella cosa. Ma questo anche Picasso, una donna che gli disse, ma scusi, ma quella potrei essere io? Dice, perché lei quando si guarda nella fotografia è così piatta come appare nella fotografia. Questo per dirvi, no? Che il vero artista trasfigura la realtà, non si lega alla realtà, perché la realtà è qualcosa che non piace agli artisti, ma non piace nemmeno a chi vuole fare un cambiamento della realtà. Qui poi lo dico dopo, perché in questo caso bisogna passare dal reale al possibile anche all'impossibile, all'inventare, all'invenzione. Vabbè. Allora, a questo punto che ho parlato della demarcazione, dello sfumato, come si passa da forme statiche e rigorose, come possono essere quelle dei solidi, no? Immaginate un solido che ha dei confini, dei bordi ben definiti e chiari, a forme che prefigurano passaggi dinamici ed evolutivi, come la nuvola, il fumo, la fiamma, lo sfumato di cui si parlava prima. Allora ho pensato a due modi della trasformazione. La prima è il lavoro sui confini, la seconda attiene ai processi di morfostasi e morfogenesi. Sono due aspetti che a me interessano molto dal punto di vista epistemologico, ma non da ora. Allora, il lavoro sui confini, ecco, per andare oltre i mondi chiusi, passando di contesto in contesto, di cornice in cornice, è necessario un lavoro incessante sui confini. Questo sono io, che mi sono scordato, mi pare di averlo fatto nel passaggio. Sì, ma un po' di rumore, serve nel quello di tra il cristallo e il fumo, dice che il rumore serve per l'organizzazione. Si parla proprio così. Il bruito, cioè il rumore come il caos d'altra parte. Quindi se ci perdiamo un pochino come succedeva anche a Tenuti, quella strada la ritrovi, si perde ma si ritrova, poi ci saremo sempre noi ad aiutare. Si perde per ritrovare. Allora, per chi ha passato una parte della propria vita nel manicomio, quella dei muri non è una metafora astratta, demarcazione, il muro è, come direbbe Ricoeur, una metafora viva che ci ricorda quanto i muri siano angosciosamente sempre di fronte a noi con la loro immanenza tragica. Non voglio citare Salvini, Castagna il Prete. E allora quanti muri c'erano? C'erano tanti muri, c'erano i muri interni alla persona che ci impedivano di vedere la persona attraverso la sua storia, muri che ostacolavano la comunicazione, nel rapporto con un'alterità talvolta irraggiungibile. C'erano le porte come muri delle parti che solo alcuni potevano aprire, perché avevano le chiavi. C'erano i muri che cingevano i manicomi e li delimitavano dal mondo esterno, per chiarire al mondo in modo inequivocabile che c'è chi sta da una parte e c'è chi sta dall'altra. Oggi quindi ci sono ancora muri. Cosa bisogna fare con i muri? Beh, intanto una prima regola è l'attraversamento, bisogna attraversarli. Alcuni devono essere abbattuti senza paura per dare l'avvio a un processo, altri bisogna riportarli alla loro vera natura.
E qui vedete, ho citato quel libro di Franco Cassano, Il pensiero meridiano, perché parla di porosità, di confini porosi. Mi è piaciuta molto questa cosa. Il porosità lo si trova anche in un articolo su una rivista, sempre di Franco Cassano, l'articolo su Pluriverso, che purtroppo una decina, 7-8 anni fa, ha cessato le pubblicazioni. È la porosità, quindi membrane osmotiche che filtrano ma che preservano l'individualità. Paolo prima ha parlato del rinascimento e dell'individuo che nasceva. Allora, l'individuo, non, i confini non devono esserci, devono essere invasi, ma nello stesso tempo devono esistere perché possiamo avere un minimo di autonomia rispetto al mondo esterno, rispetto agli altri. Anche il linguaggio deve cambiare. Anche il linguaggio in qualche modo si compone di muri. Quando è come muri, è chiuso ed impenetrabile. Quando è rigorosamente monologico e logocentrico. Ricito Derrida perché parla di, questo piace alle donne, fallo logocentrismo, cioè la centralità non solo della parola, ma anche falli, insomma, perché la parola ce l'aveva l'uomo, ce l'ha tuttora forse. Si poteva aprire un dibattito. Ci sarebbe da non ce l'ha più perché il femminismo, il femminicidio testimonia una incapacità e una debolezza e una fragilità totale. E vabbè, lasciamo perdere. Questo non è l'argomento in questo momento della cosa. Quindi, quando questo linguaggio poi era terribile, no? Quando si articolava col temps figé, il tempo bloccato del manicomio, no? Quando posso andare a casa domani? È il linguaggio, poi domani, il giorno dopo è lo stesso, quando posso andare a casa domani? Ci andavi sempre domani, e è il linguaggio che non si apre alla parola dell'altro e che tragicamente la lascia cadere come il nudo cadavere della parola. Questa è un'espressione di Bakhtin, il filosofo insieme a Buber della parola dialogica, il quale ci fa capire come quando la parola non si articola cade in terra, morta. Come un nudo cadavere della parola. Come anche nelle parole inascoltate della Corrispondenza legata, il libro che fu pubblicato a Volterra, su tutte le lettere scritte e mai spedite. È veramente triste leggere quelle lettere, ti fa capire come la parola che parte non arriva all'altro. E vabbè. Cito, questa è una bellissima parola, la divorazione, che è la divorazione del dire, del parlare. Avrei voluto inventarla io, ma non, no, magari, sempre studio di darla. L'altro argomento è la morfostasi, la morfogenesi, cioè come le forme sono bloccate, sono sempre uguali, e come invece si trasformano, evolvono, cambiano, che è un secondo modo della trasformazione. E lì è come uscire dall'uroboro, cioè presente il serpente che si mangia la coda. Ora lì, dato che ero in vena sempre artistica, ci ho messo proprio Giorgio Vasari, e se guardate quel personaggio lì che ha in mano un uroboro, che è il serpente che si mangia la coda. E a me il serpente che mi fa, cioè, qualcosa che si muove ma rimane sempre fermo lì, mi fa pensare a quella cosa di Escher, quella cosa lì dei Palazzo Blu. Sì, tra l'altro è in corso la mostra a Palazzo Blu. Escher è un visionario incredibile, eccezionale. Metafore te ne dà, se devi inventare qualcosa metaforicamente ti dice Escher, cioè tutto giusto. C'hai pure quello. Ma anche la mano che disegna se stessa. La disegna che mi segna. Anche la mano, quella lì bellissima. Ma pensa che quella lì che disegna se stessa, io invece l'ho vissuta come un processo di co-costruzione. Una mano insieme a un'altra che si scrive insieme. Questo per dirvi che le forme sono sempre interpretate. Non esistono i fatti, ma le interpretazioni, dicevano quelli del pensiero debole. Certo, ognuno ce l'ha. E l'interpretazione è sempre in cammino, finisce. Allora, all'immagine del pendolo, anche il pendolo si dà quel senso di movimento, ma rimane sempre allo stesso punto. E quando la burocrazia ti dice sì, è il tempo che fa così, e tu dici ma quando è che la freccia del tempo mi porta fuori?
e non mi porta a morire come nell'entropia, no? Lo sapete, la freccia entropica è quella che tu parti e poi muori. Poi c'è quella del tempo dinamico, che appunto sta lì in una situazione, eh? E poi c'è il tempo storico, che è quella che tu inverti col, si chiama negentropia, cioè con le informazioni che tu crei, con l'impegno che tu dai, inverti la tendenza entropica di ciò che porta verso la morte. Speriamo che mi sia fatto capire, perché ho capito che insomma ho fatto un po' di casino, però. Oh, e qui vedete, qui aspettate che volevo vedere come si arriva da una forma a un'altra, attraverso quali tragitti. E io ho detto no, tragitto non mi piace, perché tragitto dall'idea che si parte e poi si arriva, come se ci fosse una linearità. E no, invece è difficile che i percorsi siano così lineari, insomma, no? E quindi spesso i nostri percorsi assomigliano più a qualcosa che ha a che fare con anche col caos, insomma, no? Con qualcosa che interrompe la chiarezza ogni volta che vai a cercare di definire una forma, un campo, qualcosa. E allora qui ho voluto citare Carlo Emilio Gadda, perché Carlo Emilio Gadda nel pasticciaccio dice: ma quando succede qualcosa, qualsiasi cosa, ma come si fa a dire che post hoc, dopo questo è quest'altro? Quando siamo pieni di vortici, c'è un punto di depressione cicronica nella coscienza del mondo verso cui hanno cospirato una molteplicità di causali. Poi parlava di groviglio, garbuglio, gnombero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ho voluto mettere, per fatto così di chi è appassionato di cinema, di piacere mio, ma chi è appassionato di cinema può scorgere che quel manifesto, Un maledetto imbroglio, che è il film di Germi tratto dal pasticciaccio, dal pistaccio brutto. Non posso fare un'altra divagazione, se no veramente. Però dovete sapere che lì per la prima volta Lida Kennedy, no? Cantò Sin nome Moro, è la prima volta che cantava, sono lì, era la figlia però di chi? Vedete il problema? Era la figlia di quello che aveva fatto le musiche, Rustichelli, cioè Rustichelli che aveva fatto, adesso Grillini dell'immagine, una cosa così, dice, ha visto? Ha cantato Lida Kennedy, populismo, perché il padre di Roborto. No, vabbè, scusate se ho inserito queste cavolate, ma. Allora, Betson, che è un mio amore molto, devo dire, dice, parlando con la figlia, diceva: credo che i pasticci servano, cioè se tutte e due parlassimo sempre in modo coerente non faremmo mai alcun progresso. Infatti aveva scritto un altro metallogo dove parlava dei pisci e dice: parlavo dei pasticci in cui ci cacciamo durante queste conversazioni, e dicevo che cacciarsi nei pasticci è una cosa sensata, dice, perché com'è, se non ci cacciassimo nei pasticci i nostri discorsi sarebbero come giocare a camino senza prima mescolare le carte. E perché tutto questo, però, Leonardo, che ci incastra? Voi immaginate che quella è una cosa che fa parte della sala delle asse, e è piena di fronde, alberi, c'è di tutto lì. Lui amava tantissimo quindi i garbugli, ok? Quindi amava, e l'ho voluto mettere. Questo mi collega quindi Leonardo a Gadda, a Belson, insomma, e a tutti quelli che hanno creduto all'importanza del caos nell'ordine, e sono tanti. Cioè, se voi andate a prendere il libro Gli Atti della sfida della complessità del 1985, lì trovate Atlan, von Fester, Varela, Maturana, Cerruti, che avevano curato gli atti in bocca, cioè, i quali tutti parlano ordine, disordine, organizzazione, inseriscono sempre il disordine. Vabbè. E quindi si ritorna al problema iniziale della demarcazione rigida. Capito? Ok, poi non solo Leonardo amava quella cosa lì, ma va anche i vortici. E stava lì, vedete,
lui è grandissima questa immagine, che lui stava lì fermo e ci stava anche del tempo fermo e lì guardava magari anche per ore, incredibile. Allora, a questo punto dice, vabbè, la morfostasi, ma come si diventa, si passa verso nuove forme, come si realizza la morfogenesi? La tensione entra, quindi l'equilibrio è lontano dall'equilibrio, la tensione entra per qualche ragione nelle forme statiche, nei sistemi in equilibrio. Pensiamo al manicomio. Manicomio è stato non so quante centinaia d'anni, tranquillo, lì, organizzato, più o meno sempre uguale, un po' immobile nella sua forma, statico. Poi di punto in bianco è successo il casino, il caos che si è inserito. Quindi, cosa è successo? Una molteplicità di stimoli che si accavallano in modo disordinato, spinte e controspinte. Questa è la storia degli anni 70, il sistema entra in uno stato disordinato. Direbbe Grillo, è lontano dall'equilibrio. In equilibrio è quando sono in equilibrio, lontano dall'equilibrio è quando si comincia a creare un movimento all'interno, caos. Fino a che si arriva a una biforcazione, finché si raggiunge una soglia, e allora da lì parte è possibile che si aprano delle nuove strade, la fase in cui dai bordi fluttuanti, perché nella demarcazione rigida i bordi sono bloccati, poi si muovono attraverso il caos, poi a un certo punto dai bordi fluttuanti scaturisce una biforcazione. Biforcazione porta al cambiamento, porta, è possibile che porti a, a una nuova forma. Dice, ma come si arriva alla soglia? E qui ci sono, ora per esempio c'è questo, non so se lo conoscete, Julien, e lui per esempio parla di trasformazioni silenziose, lui prende spunto dalla cultura cinese, no? Che ha studiato tantissimo, e dice, vabbè, questa mi convince a me questa cosa, tu arrivi a qualcosa, io mi sono accorto che c'erano capelli bianchi, non è che uno per uno lo contato, poi mi sono accorto di punti in bianco che avevo i capelli bianchi, quindi ce l'ho arrivato però piano piano attraverso trasformazioni silenziose. Poi ci si può arrivare anche però così improvvisamente, insomma, no? No, pensate all'acqua che bolle, di un po' di altro, no? Ma attenzione, ora il fatto che si passa a nuove forme e non ti devi innamorare della forma, è quello il fatto, perché mi sono costruito un modello, ah come mi piace, sono un ganso, e magari ci metto il nome accanto, il modello Y, capito? Il modello di Fanato. No, il mio non può essere perché sono talmente incasinato nei modelli che non ce lo possa, cioè dei modelli non modelli, insomma, no. Ad ogni punto la forma ci può solidificare e diventare cristallo. Caos costruttivo. Ecco, che ci può appagare narcisisticamente, diventare un modello che può prendere il posto del mondo reale. E qui, ragazzi, Platone con la caverna non è che l'ha detto ora, l'ha detto, uno vede le immagini proiettate e pensa che quelle siano reali. Quando uno gli dice, ma guardate che sono immagini, l'ammazzano, non ci credono, ma che dici, ci distruggi un mondo, ci distruggi un mondo. Pensa a tutti quelli che pensavano al manicomio, mamma mia, tutti i primari che c'avevo io a Volterra, hasta quelli che c'avevano la sola, gli portava le pantofole la mattina, perché con la borsa dell'acqua calda, stava lì un caffettino, che giro faceva? Gli distruggevi un mondo. Così come ogni tanto qualcuno dice, ma il Parlamento ora non vogliono cambiarlo perché sennò qualcuno perde, capito? Certo. I mondi tendono quindi a solidificarsi. The Truman Show, andatelo a rivedere perché è veramente un grande film. Allora, a questo punto, per affacciarsi e scoprire nuovi mondi, o addirittura per inventarne di nuovi, è necessaria una buona dose di curiosità. E qui parlo della curiositas, curiosità. E Leonardo è un curioso, un sognatore. E qui mi piace collegare la curiosità con noto e ignoto. Andare oltre, il curioso va oltre i confini del mondo, verso l'ignoto. E chi era tra tutti quelli che... No, e poi c'è chi invece, scusate, riconduce l'ignoto al noto. Ogni volta che c'è... Tu c'hai, Pietro, chi ha il DSM-5 ultima edizione, no? L'ignoto, cavolo sarà, lo prendo, lo trovo lì,
Oh, l'ho trovato. Ho ricondotto l'ignoto all'oro. Ora io non voglio demonizzare né il noto né l'ignoto, sono due termini che sono dialogicamente correlati. Siete d'accordo? Non puoi mica tutte le volte andare verso l'ignoto senza avere niente di noto, se no ti perdi. Il perdersi è legato al fatto che non c'hai un punto di riferimento, basi sicure, lo dico dopo. Ulisse era uno che amava l'ignoto, infatti non fosse per vivere come bruti. La frase è detta da Ulisse, lui tra l'altro spostò le colonne di Ercole, non si potevano attraversare. Ma perché non si potevano attraversare le colonne? E le vele erano considerate empie, perché prevaleva una cultura contadina delle radici, quella che al mio socio faceva dire, che è un paesino sopra Scanzano. Ma dice, vorrei sapere sta gente, ma perché non sta a casa sua? Ma che viene a fare qui? In questo... come dire, no? Che non è una logica di mio socio, insomma, no, è una logica molto diffusa oggi, se vogliamo. Vabbè, questo per dirvi come... Su Firenze, ecco. Quindi figuriamoci se è un curioso, come Ulisse poteva accettare, no, qui non si entra, la perentorietà di tale divenza. E allora qui c'è il problema delle radici e delle ali. Qui, come si dice, vado più veloce perché lo sto facendo, mi sono fatto pure. Ci sono le radici e ci sono le ali. Chiaro, guardate, se guardate Leonardo era fissato, col volo e il volare, no? Però io lì ho messo un'immagine che è di Folon, ce la metto sempre quella, me la porto dietro da una ventina d'anni, perché mi piace, perché mi dà il senso della delicatezza, anche della mamma, forse. Di una mamma, no? Volvi, insomma, la base sicura, per volare. Allora, senza radici, ma senza radici, senza una base sicura non si vola. Allora, bisogna volare, però bisogna avere dei riferimenti. Anche, sì. Io ho saltato una serie di cose, perché le radici senza ali diventano un freno. Immaginate quella mamma che se la tiene. Mentre le ali senza radici, senza la capacità di orientamento nel mondo che da essa discende, rischiano di trasformare l'uomo nella impulsiva e riflessiva colomba di cui parla Kant, che non avendo poi l'aria cade, si cade. Allora l'atteggiamento curioso è l'atteggiamento di chi guarda e di chi continua a vedere e continua a proporre connessioni, quindi non separa, non demarca, ma connette. Ritorniamo al discorso di prima dello storico. No, questo qui, anche se avevo levato l'audio, però è un promemoria perché alle 12:30 si butta la spazzatura, no? A casa mia. Siccome ci si dimentica con la differenziata. Per fortuna ci sono i telefonini. E allora, allora io dovrei telefonare a casa, gli dico, guarda, ti ricordo che non lo posso. Non voglio arrivare tanto con il mio essere dissipativo. Non posso telefonare. No. Diventa qui. È bello l'istituzionalizzazione. Allora, quindi connettere, essere curiosi, correre i rischi nell'avventura della conoscenza. La conoscenza ha sempre una parte di compiutezza, di apertura, portiamo verso l'avventura, lo dice anche Carlo. E Leonardo è un grande sognatore, un grande curioso. Parlava con uno che si chiama Michelotto, no? E gli dice, fa vedere l'archibugio col doppio mirino. E questo lo guarda, dice, che è? L'archibugio col doppio mirino. Ah, vabbè, quelli che ti dicono, com'è andato? Dice, che mi dica? Ah, scusa, Madonna, io ho parlato spesso con lui. Quelli che sono legati al presente, che hanno una visione limitata delle cose, Leonardo non pensa solo al presente, sogna, vede l'oggetto con l'immaginazione, poi lo pensa pensandolo, lo progetta e poi lo costruisce, lo vede con l'immaginazione. E qui abbiamo Duchamp con Basaglia, no?
che aveva fatto Duchamp? Trasforma l'urinatoio che aveva sempre accolto liquidi nel suo contrario, una fontana. Basaglia trasforma il manicomio, urinatoio della società, in una fontana di democrazia e liberazione. Questa è sta cosa qui, si connette col discorso del sogno, no? Cioè dell'utopia. Utopia, non la retrotopia. È uscito un libro di Bauman intitolato Retrotopia, di guardare indietro. Cioè bisogna, io sono sempre un sostenitore di Pierangelo Berto, il quale diceva con un piede nel passato e uno sguardo dritto e chiaro nel futuro, che si riassume la base sicura e l'esplorazione. Ecco, allora qui il discorso è come ci poniamo rispetto al fare? È chiaro che sul piano, se ci poniamo su un piano strettamente della realtà, il mondo è così e non può essere più diverso da così, no? Come quando io entrai a Volterra al manicomio, c'erano ancora 1800 persone, no? Dico, ragazzetto, dico, mamma mia, sto mondo è un bel casino. Dico, non è che non avevo ancora conosciuto nessuno di quelli che lavoravano a un certo livello, avevo letto solo di alternativo Dio diviso di Lenin, qualcosa aveva aperto, non avevo ancora letto nemmeno l'istituzione legale, ero un totale ignorante, anche perché inizialmente non era ancora convinto di fare la psichiatria. E avrei detto, dico, ma cazzo, dice 1800 persone, pensare di chiudere questa cosa è proprio da pazzi, hanno detto, no? Da pazzi, era una battuta, non mi avevo detto. No. Quindi il mondo è così, però c'è il mondo della realtà, il mondo della possibilità, lo dice il musico dell'uomo sempre, e poi c'è il mondo dell'impossibilità, l'impossibile, che è un po' quello che è un po' accaduto a noi se si pensa a quello che accadeva nel 70. E allora c'è il problema dell'orrore del domicilio, di Baudelaire, ci sono quelli che non ce la fanno a stare fermi in un luogo, capito? Hanno bisogno di muoversi, navigatori come Ulisse, viaggiatori. Baudelaire diceva, partono per partire, cuori leggeri come palloni in alto vanno, il loro corso mai vorrebbero smarrire. Io penso però con Calvino, lo dico lì, e con Paul Valéry, a una leggerezza più consistente, quella della rondine. C'è Paolo che sta guardando, sì, sono al 41esimo minuto, fra 5 minuti mi fermo, perché parlo ora del rigore e dell'immaginazione. Quindi ci vuole l'immaginazione, la fantasia, ci vuole anche il rigore. Questo sguardo che ho è lo sguardo che ho preso nella mia infanzia. Essendo cresciuto in un albergo, un bar, ristorante, bisognava sempre avere uno sguardo più ampio. Avete fatto caso quando andate in un ristorante dove il cameriere non vi guarda mai, siccome non si può fare più col TTT, e tu lo cerchi. Il vero professionista è quello che guarda. Io ho guardato Paolo, ho capito che sono in ritardo, ho esagerato. Quindi rigore ci vuole, non basta il sogno, l'utopia, per non essere il vaneggiamento delirante dell'inconsistenza, ma il sogno ha bisogno di rigore, di studio, di ricerca. Questo è un altro ammonimento di Leonardo. Lui lavorava tantissimo, ci vuole la scintilla, ma è anche necessario un qualche fondamento a cui riferirsi, su cui poggiare. Questa è una frase di... Sì, il rigore è una morte paralitica, ma l'immaginazione da sola rischia di essere follia. Quindi peso rigore, leggerezza, creatività. Il genio poi ha anche bisogno di esercizio. Non ci sono i geni senza esercizio, ricordatevi. Ho messo Gassman perché quando lui era adolescente, voleva fare l'attore, aveva dei grossi problemi. Tendeva la balbuzie, infatti lì nel film lì è balbuziente, non so se ve lo ricordate, Brancaleone, e ha lavorato tantissimo, ho letto la bibliografia di Gassman, e si parla proprio di giornate intere a fare edizione, cioè, Coltrane, il grande sassofonista, ha passato giornate intere a fare pipi, esercizi con il suo sax. Quindi il genio non solo, ha anche bisogno di errore. Questo perché ho messo errore qui con tutti questi cavalli? Perché quando Leonardo andò a Milano, Ludovico il Moro gli disse mi fai un cavallo?
e lui lo doveva farlo grandioso, e talmente grandioso poi che lo voleva fare anche Rampante, non gli ci stava, insomma alla fine non è riuscito a completare. C'è da dire che il bronzo poi, e questa è un'attualità anche ora, insomma, no? Ludovico il Moro lo fuse e ci fece un canone dei cannoni, perché c'è l'invasione, mi pare, di Carlo VIII, insomma, no, per dire, insomma, mettete dei fiori nei vostri cannoni, lui invece ci fece il bronzo delle mani. Si impara dall'esperienza, bisogna stare attenti all'ossessione dell'errore, come diceva Oscar Peterson, altro grande jazzista. L'ho fatto perché so che piace a Enrico, insomma, il jazz, quindi. Ma dove mi trovo a questo punto? Ecco, l'ultimo punto, l'uomo universale. Leonardo era anche un uomo universale, molteplice. E non basta essere molteplici, come diceva prima Paolo, bisogna essere anche complessi. Lui trascese i confini tra le discipline del suo tempo e lo fece individuando schemi comuni. Guardate, questo aspetto qui è attualissimo nell'ecosistemica. Lui capiva che i confini separano ed uniscono, non separano soltanto, ma uniscono anche, come avevamo detto all'inizio. Quindi l'arte sta insieme alla scienza. Il quadrato nell'uomo vitruviano rappresenta la Terra, mentre il cerchio è l'universo, quindi la Terra è immersa nell'universo, e quindi natura e cultura, che non sono separati. Tutto quello che abbiamo detto anche tu, Sandra, prima, rientra in questi discorsi. Qui sono ritornato indietro per sbaglio, mi sa che ho finito, perché non ho completato allora. No, 52, scusate, che è successo? Mi si è bloccata, no, ve lo dico a voi, no, era bellino, perché a questo punto collegavo il tutto con l'enciclopedia, per dire che non possiamo limitarci a un sapere, chissà, vabbè. Non possiamo limitarci a un sapere o una conoscenza chiusa, eh? Vabbè, ma tanto lo dico, se no mi dura di più, tanto lo dico in tre parole. Un sapere chiuso, abbiamo capito, no? La demarcazione non demarca solo gli spazi, demarca anche le parole chiuse diventano il nudo cadavere della parola, diceva Bottini. Le parole hanno un senso e sono vive, come le metafore di Richer, se entrano in relazione, in rapporto con altre parole, nel dialogo. La dialogica quindi è una cosa fondamentale. Enciclopedia significa andare oltre il dizionario, significa andare oltre alla somma delle parole tante, c'è un dizionario di 100.000 parole, ma individuare le parole che più delle altre si legano con altre parole. Questo l'ho imparato attraverso l'enciclopedia Einaudi, che ha fatto fallire Einaudi perché non gliel'ha comprata nessuno, erano 600 lemmi di una profondità incredibile. Quindi l'enciclopedia è dentro un ragionamento di Leonardo, e io spero che l'enciclopedia sia anche un'enciclopedia, cioè un qualcosa di un sapere che diventa anche insegnamento, per evitare poi che ci si chiuda dentro le gabbie di internet, del telefonino, per chiuderci anche lì dentro, perché io ci vado su dentro, però avere anche la capacità di uscire, oltrepassando i confini. Ma è ritornata da sé. Ecco, questa qui non è l'immagine dell'enciclopedia Einaudi, questa è l'enciclopedia di Diderot da Lambert. Immaginate, già allora avevano anticipato quello che poi ho detto. Basta, perché Madonna, 48 minuti. Però tu mi hai trovato. Mi dispiace purtroppo che ti ho rubato un po' di tempo. No? Ti pregherei di ricordare Agostino Pirella, uno che è andato oltre le colonne d'Ercole. Se eri grato, se ci alziamo e facciamo un minuto di silenzio.
il contributo è di situare nel contesto socio-economico il Rinascimento, perché se non approcciamo anche questo momento straordinario della storia italiana di questo punto di vista, solamente rischiamo di cadere un po' nella retorica e nella valorizzazione un po' agiografica di tutti gli autori e di tutti i personaggi o protagonisti. E all'inizio del XV secolo a Firenze si verificò un importante mutamento socio-economico. L'industria della lana, che aveva costituito fino ad allora la fortuna della città, andò in crisi. Tra le cause della crisi vi erano la crescente concorrenza e le difficoltà nell'assicurarsi sufficienti forniture di lana inglese, dovute in parte all'interruzione dei commerci, ma anche perché in Inghilterra stavano iniziando a diffondersi manifatture tessili. Le famiglie dell'elite, apro la parentesi, c'è tutta la dinamica che qui non stiamo a spiegare, tra le elite che si costituiscono a partire dal Medioevo, che era l'elite dei magnati e dei cavalieri, da una parte, dall'altra la nuova elite, ma non era chiamata elite, diciamo la nuova società dei mercanti e dei banchieri, che non appartenevano a queste famiglie che avevano la cui origine era nel Medioevo, ma le famiglie delle elite e insieme ai mercanti e banchieri iniziarono ad investire nella produzione della seta, peraltro già presente, ma all'inizio del secolo, quattro volte inferiore rispetto a quella della lana. C'era già la produzione della seta, ma era nettamente inferiore a quella della lana. La produzione della seta, che comportava meno passaggi industriali di quella della lana, non necessitava di manodopera poco qualificata e di conseguenza l'emergere di questa nuova industria non valse a contrastare il decremento della popolazione dovuta alla produzione laniera. In altri termini, per la produzione laniera erano impiegati operai non specializzati, mentre la seta non necessitava di questo tipo di operai non specializzati. Quindi si verificò l'espulsione dal ciclo produttivo di un gran numero di operai non specializzati, con larghi strati della popolazione che rimasero senza lavoro, grandissimo disoccupazione e con un aumento vertiginoso del tasso di povertà. La debole domanda dei consumi, proprio perché c'è questo impoverimento crescente da parte della popolazione urbana e meno abbiente, favorì lo sviluppo della manifattura di lusso. Gli investitori si rivolsero alla produzione di beni di lusso dal momento che la probabilità di grandi profitti erano maggiori rispetto a quelli ottenibili dall'industria a largo impiego di manodopera, che invece producevano beni per le classi inferiori. Tali investimenti plasmarono, questo è il passaggio importante, come il rapporto tra arte e economia è stretto da questo punto di vista. Tali investimenti plasmarono il gusto dell'elite e accrebbero la domanda per i beni di lusso. Nel XV secolo, da un lato i ricchi sfoggiavano sempre maggiore opulenza, mentre dall'altro la capacità di spesa dei ceti operai non superava il livello della sussistenza. In breve, più della metà della ricchezza di Firenze era nelle mani solo di circa il 6% delle unità familiari. Nuove famiglie come i Cambini e i Serristori accumularono immense ricchezze, ma la parte del leone continuava a fare la vecchia vita, con i medici, gli uccellai, i pitti, i pazzi, i capponi. Nemmeno i disastri politici soffocarono lo spirito imprenditoriale delle famiglie dell'elite. L'impero commerciale e bancario degli Alberti continuò a prosperare nonostante l'esilio. E Filippo Strozzi, mentre era ancora esule a Napoli, quindi in piena situazione di difficoltà perché appunto era stato mandato in esilio, avviato da alcuni parenti al mondo e fu avviato da alcuni apparenti al mondo degli affari bancari internazionali e sviluppò la sua attività affaristica a Palermo e a Napoli,
dopo il ritorno a Firenze, il banco Strozzi generò favolosi profitti. La ricchezza di Strozzi era talmente grande che pure al netto delle enormi spese per la costruzione del palazzo avviata nel 1489, egli non sapeva cosa fare di tutti quei soldi. Dopo la sua morte si scoprì che in casa conservava più di 52.000 fiorine in apposite borse. I tratti caratteristici della vivace cultura artistica di Firenze risultarono quindi dall'incontro dell'economia di lusso con le tradizioni artigiane, che erano presenti da centinaia di anni. La produzione artistica rifletteva i contesti sociali, economici e contrattuali delle interazioni tra produttori e consumatori, provenienti da classi sociali differenti, come pure la dimensione religiosa e estetica della domanda dei consumatori. La domanda dei consumatori era per motivi religiosi ed estetici. Gli artisti erano in prevalenza artigiani, formati nelle tradizioni delle corporazioni, le arti, dove competenze altamente specializzate venivano apprese, perfezionate e infine trasmesse. Gli scultori, i pittori, maestri, che noi chiamiamo artisti e architetti, lavoravano in botteghe in loro possesso o prese in affitto, ingaggiavano assistenti, addestravano apprendisti, firmavano contratti che ci mostrano che gli artisti erano di necessità imprenditori che sapevano tenere bene i conti, calcolare i costi e far quadrare le spese. La maggior parte delle loro pitture e sculture era prodotta su commissione. Le opere che venivano realizzate senza specifiche commissioni e poi messe sul mercato erano prodotti popolari, come per esempio i rilievi in terracotta o piccole pitture votive. Ma le grandi opere erano sempre frutti di commissioni provenienti da istituzioni o da singoli privati che pagavano per avere opere conformi ai loro desideri. La crescente richiesta di beni di lusso, in grado di valorizzare il prestigio dei consumatori, fu il fattore chiave del graduale spostamento da una situazione di equilibrio tra committenza pubblica, istituzionale e privata, da una parte, verso una preponderanza di quella privata. La trasformazione dei rapporti di classe del primo Quattrocento, a cui il desiderio da parte di singoli mecenati di esibire il prestigio, l'onore e l'identità sociale loro e della loro famiglia. Avendo perduto gran parte del proprio potere politico dopo il 1434 a favore dei Medici, ricordiamo che nel 1434 Cosimo rientra praticamente trionfante a Firenze dopo un anno di esilio, dove era stato accolto a Venezia con grandi onori, e lui a quel punto poi attraverso la rete clientelare che era riuscita a costruire durante gli anni precedenti riuscì a buttare fuori un sacco di nemici, tra cui gli Albizzi e gli Strozzi stessi. Quindi, avendo perduto gran parte del proprio potere politico a favore dei Medici, molti in seno all'elite avvertirono l'esigenza di nuovi spazi culturali dove far mostra del loro prestigio sociale. A una simile esigenza rispondeva un consenso vistoso tanto di opere d'arte, vestiari di lusso e grandi palazzi privati, quanto di cultura letteraria e di studi umanistici. Le famiglie di recente ricchezza, parimenti, per emulare l'elite, investirono nella cultura facendo del mecenatismo culturale un terreno di competizione e rivalità. E benché si tratti di iniziative private, queste assumevano una dimensione pubblica, poiché venivano messe in mostra, esibite per il proprio prestigio sociale. Per quanto riguarda la committenza pubblica delle grandi opere, il governo della città assegnava alle arti la responsabilità. È il caso della costruzione della cattedrale, che passò a turno nelle mani delle maggiori arti, quindi giudice e notai, Calimala, Cambio, Lana, Seta, Medici Speziali, Viaiai e Pellicciai. Per poi essere affidata, stiamo parlando del secolo precedente, all'arte della lana. Era affidata alle arti anche la tutela degli edifici pubblici, Battistero all'arte di Calimala, Sant'Ambrogio all'arte dei giudici e notari, l'arte di Calimala
proteggeva e era responsabile anche l'ospedale degli innocenti. Ma è all'inizio del 400 che si mette in discussione la lunga tradizione di committenza collettiva e pubblica. Quindi le committenze fino adesso, fino alla fine del 300, erano praticamente solamente pubbliche. All'inizio del 400 questa lunga tradizione viene messa in discussione. Il concorso per le porte del battistero del 1401 vede vincere Ghiberti su Brunelleschi, come sappiamo, a proposito del concorso sulla formella del sacrificio di Sacco, no? Ma ambedue usarono quell'evento come autopromozione di artisti veri e propri, alla maniera nostra, insomma, cioè di persone che individualmente riuscirono a produrre dei manufatti di grande valore. Brunelleschi, ad esempio, oltre a ricevere la committenza da parte dell'arte di Por Santa Maria per l'ospedale degli innocenti, accettò l'incarico di Giovanni dei Medici di riprogettare la sacrestia di San Lorenzo e di altri cappelli private di famiglia dell'elite. Le chiese di quartiere erano oggetti di competizione per l'incremento del prestigio familiare attraverso la dotazione e la decorazione delle cappelle. Questa cosa delle cappelle di cui è piena Firenze è straordinario se la leggiamo in quest'ottica in cui sto cercando così di illustrare. Entro la metà del XIV secolo, quindi nel secolo precedente, la basilica domenicana di Santa Maria Novella aveva cappelle dei Lucellai, dei Bardi e degli Strozzi, quindi era già incominciato da prima il fatto che queste famiglie avessero costruito e soprattutto finanziato le cappelle in questi monumenti, insomma, in queste chiese. Nel 1360 Tommaso Strozzi commissionò per la cappella rialzata del transetto a sinistra la magnifica pala d'altare di Orcagna. La basilica francescana di Santa Croce vide l'affollamento delle commemorazioni familiari, Peruzzi, Baroncelli, Cavalcanti, Cetti, Di Casio, Alberti Machiavelli ed altri vi ebbero cappelle spesso affrescate. Ricordiamo per Santa Croce gli affreschi di Giotto, ormai quasi del tutto perduti. Ma se nel 300 i contenuti teologici delle opere erano controllati da confraternite, nel 400 i committenti esercitarono maggiore influenza su quanto commissionavano, nel senso che entravano nel merito di ciò che doveva produrre l'artista, doveva dipingere l'artista. Nella veste di mecenate privato, Pallastrozzi commissionò nel 1423 l'adorazione dei Magi per la sacrestia di Santa Trinita a Gentili di Fabriano, ora gli Uffizi, non c'è più Santa Trinita e gli Uffizi. Sto facendo gli esempi, insomma, di questo fenomeno. I Brancacci fecero un lascito per la chiesa del Carmine per far affrescare la propria cappella. Masaccio e Masolino la dipinse negli anni venti del 400, e però Felice Brancacci non riuscì a vedere la fine del lavoro perché fu esiliato nel 1434, data famosa in seguito alla vittoria dei Medici, e i lavori furono interrotti. Negli anni 80 del 400 Filippino Lippi dipinse le sezioni lasciate incompiute da Masaccio e da Masolino. Ma la committenza più grande è stata quella di Cosimo dei Medici, che si sobbarcò niente meno che la costruzione della chiesa di San Lorenzo, edificata su quella vecchia, le cui origini risalgono, pensate, al 393 d.C., il primo numero. Un'azione senza precedenti che diede ai Medici grande prestigio. Non si era mai verificato che un privato finanziasse la costruzione di una intera chiesa. Ricordiamo a questo proposito che Cosimo dei Medici è riuscito, nonostante non fosse ufficialmente riconosciuto come all'interno del governo della città, era quello che comandava. E com'è che era riuscito a comandare? Attraverso una rete clientelare privata, molto vasta, e soprattutto perché era il banchiere dei papi, Eugenio IV, Niccolò V e Pio II. E poi fece una cosa assolutamente incredibilmente interessante, tattica strategicamente interessante. Combinò 24 matrimoni della propria famiglia con membri delle famiglie non delle elite, cioè dei nuovi ricchi, che riuscì a mettere insieme e quindi a, come dire, a legare alla propria famiglia in questa maniera. E allora Cosimo, dicevamo, andò ben al di là
e insieme al fratello Lorenzo stese il manto del proprio mecenatismo su tutti i pittori e gli artisti più famosi, commissionando sculture e pitture ad artisti come Donatello, Ghirlandaio, Ghiberti, Andrea del Verrocchio, per una lunga lista di chiese. A Michelotti, per esempio, fino alla realizzazione dei tabernacoli di San Miniato, della Santissima Annunziata, e al Beato Lucerito dei famosi pali d'altare. Nel tempo, i messaggi politici che le opere d'arte commissionate dai Medici si fecero sempre più audaci. Negli anni 50 del 400, Cosimo fece dipingere a Venosa del Pozzo la famosa processione dei Magi nella cappella del Palazzo di Famiglia, in cui egli è ritratto insieme al figlio Piero e al giovane Lorenzo. Ricordiamo che lui era talmente potente che riuscì a far trasferire il concilio da Ferrara a Firenze nel 1438-39. E di fatto nella processione di Maggio alla cappella sono raffigurati anche le figure bizantine che avevano partecipato al concilio. E Piero della Francesca era presente a quel concilio, era dentro Firenze, e si dice che, dicono gli studiosi, che il corteggio della regina di Saba faccia riferimento agli abiti che lui ha visto nel corteggio per il concilio e l'unione tra la chiesa d'Oriente e la chiesa d'Occidente, sì. Perché era quello... Vedi lo storico connetto? Quando Davide di Donatello, che Cosimo commissionò, lo fece posizionare in bella mostra nel cortile del proprio palazzo, poi è andato a fare le famiglie che non erano nelle grazie dei Medici si tennero parecchio alla larga da opere di ogni forma di mecenatismo, mentre quelle che erano loro amiche impiegavano l'arte per lusingare i Medici. È il caso di cui stiamo dicendo, è il caso proprio di Francesco Sassetti, che era il direttore generale del Banco Mediceo e che commissionò un ciclo di affreschi a Santa Trinita sulla vita di San Francesco al Ghirlandaio, dove sono rappresentati i membri della propria famiglia, quella di Sassetti, e quelle dei Medici, tra cui Lorenzo dei Medici e i suoi precettori, tra i quali il Poliziano. Quindi se andate a Santa Trinita vedete questo affresco straordinario, si riescono proprio a identificare per bene tutti questi personaggi. Anche i Tornabuoni, amici dei Medici, Giovanni Tornabuoni era il direttore della filiale romana del banco, commissionarono al Ghirlandaio un ciclo di affreschi nella cappella del coro di Santa Maria Novella. Nell'annuncio del lancio da Zaccaria sono riconoscibili molti membri della famiglia. Ma a differenza degli affreschi del XIV secolo, che rispecchiavano, dicevamo prima, le dottrine degli ordini religiosi che cattedrali, in questo caso la rappresentazione era indicata, qua interessante, per contratto, cosa scritta, direttamente al committente, che abbiamo detto essere Giovanni Tornabuoni, e non più all'ordine religioso. Ma il supremo mezzo per sfoggiare ricchezza e potere era la costruzione del palazzo di famiglia, è il caso del Palazzo dei Medici, il cui progetto affidato da Cosimo a Michelozzo, dopo che lo stesso Cosimo aveva rifiutato quello di Brunelleschi, troppo costoso a suo dire, si sa molto bene che era molto sobrio se non tiro, Cosimo, e quindi aveva detto a Brunelleschi è molto bello ma costa troppo. Dopodiché Brunelleschi si incazzò, prese il martello e fece a pezzi tutto il modello progettuale che aveva fatto vedere, aveva proposto a Cosimo. Di gran lunga il più grande e ambizioso fra tutti i palazzi era quello che Filippo Strozzi iniziò nel 1489. Mentre un palazzo delle classi superiori veniva a costare massimo 2.500 fiorini, Filippo e i suoi eredi spesero la strabiliante cifra di 40.000 fiorini. Benché in altezza equivalga a un odierno edificio di 10 piani, esso consta di soli 3 piani e 12 stanze destinate all'uso di due fratelli e dei loro familiari più stretti. Il progetto fu affidato con l'iniziale, poi ha avuto diversi architetti, Palazzo Strozzi, il progetto iniziale fu affidato a Giuliano da San Gallo. Rucellai, oltre al suo palazzo, realizzò la facciata di Santa Maria Novella, come ben sapete, dove spicca a caratteri cubitali il suo nome. Entrambe le opere furono realizzate da Leon Battista Alberti.
Volendo puntare l'attenzione ora sul profilo dell'artista del Rinascimento, possiamo dire che il suo talento era invitato, era favorito e stimolato dai committenti ad esercitarsi in molti campi. Cioè, i committenti stessi, non, dicevano al singolo artista, non soltanto cimentati non soltanto la pittura, l'architettura, la scultura, eccetera. Per esempio, Raffaello e Giulio Romani sono stati pittori, decoratori e architetti. Verrocchio, Leonardo, suo discepolo, si sono cimentati in tutte le arti. C'erano delle botteghe specializzate, come per esempio quelle della Robba, con la loro industria della ceramica e vetriante. Ma al di là della specializzazione compare un fenomeno abbastanza nuovo, quello dell'artifex polytechnes, in cui si esprime l'unità dell'attività artistica. L'idea del capo d'equipe responsabile si estende a tutta la pratica sociale, quindi le botteghe avevano un capo equipe, un responsabile, ma la cosa interessante è che questo tipo di attività si estende a tutti i campi importanti dal punto di vista sociale, all'abbigliamento, alle messe in scena, parlava prima nell'intervento Paolo, no, nel mettere sulle feste, quindi cosa significa mettere sulle feste, pensare ai costumi, alle decorazioni, eccetera. E quindi gli abbigliamenti, le messe in scena, la decorazione di interni richiedono una specie di direttore delle arti. Ciò che sarà interessante, Leonardo a Milano e Vasari a Firenze. Il termine artista nel Rinascimento non esiste. Vasari dedicò la sua raccolta agli artefici del disegno, ossia coloro che praticavano le arti visive. Quindi nessuno ha parlato di artista. Ciò che c'è di nuovo durante i due secoli della leadership italiana in materia di cultura è proprio, accanto alla celebrazione della personalità, l'attenzione al lavoro degli esperti, il 400 e il grande secolo della tecnica. Per il Rinascimento, Artifex è colui che partecipa con i suoi propri mezzi a un'impresa generale che mira al bello e all'utile. Artefice del disegno dunque, e per Michelangelo il disegno interviene, cito proprio lui, ovunque si eserciti l'intelligenza, in guerra, nella navigazione, nello studio delle stelle, nell'abbellimento delle case e delle città. La civiltà del Rinascimento affonda le radici in una realtà in cui la storia degli uomini, i casi degli uomini, le figure e i corpi stessi degli uomini sono centrali, in cui pittori e scultori ritraggono indimenticabili figure umane e in cui i filosofi ripetono magnum miraculum est homo. Grazie. Benissimo, adesso andiamo a mangiare. Il posto si chiama La trattoria dei matti. Ah, il problema dei matti. Bellissimo. Questi psichiatri però mi era piaciuto tanto, come porti lo stesso effetto.
perfetto porcino di Pasolini che mi ha fatto a me. Sì. Mi è piaciuto tantissimo. E d'altra parte devi andare. Non conoscevo. No, c'ero seccamente. Che sentivo. No, per esempio. Allora io ho citato due o tre volte oggi Jacques Derrida, no? Aspetta, allora, Derrida è uno che non ci si capisce assolutamente niente. Tu prova a leggerlo se ci capisci qualcosa, però siccome non ci si capisce niente, io quello stato sto mettendo essere però ritornato al tempo di essere morto di Antonio. Non è quello di essere una morte, no? Sì, anche sì, donare la morte. Donare la morte. Donare la morte. Alla acqua a Calivorno, sono stato anche in mare, c'ho sentito la navigazione. Cioè poi navigazione è chiaro che non c'è di sé due. Allora ho preso gamberi, sì, esatto. Che pescavano, ma quelli che pescavano la maggior parte dei gamberi di Napoli, sì, avevano un contratto esclusivo. Sì, di stretto sanitario di Piazza, come quando mi fanno sentire a portare un vino. Mi ha buono, prego, mi ha buono. Come state? Ah, grazie, allora che il dottore...